vecchia castello, aspettando un battello. Troppo ritardo, ma è costretto ad urlare, na 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 na. Salviamo la CTV. Si spengono la CTV. Chi ha assunto da umana, c'è chi vuota il sacco e chi lo riempie. Chi ha fatto fortuna con Ali Laguna, chi vuole i tornelli, chi alza il Mose, chi pianta i leoni, chi spenna i turisti, chi salta la fila, chi manca la casa, chi sogna i milioni, chi vota Brugnaro, chi vota Boraso, ma solo per caso, chi ha visto Baretta, mandava di fretta, chi pesca Brandini, na 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 na. Salviamo la CTV. Buonasera, buonasera, ben ritrovati con Focus, sono le 21:21. Parliamo di Venezia questa sera, o perlomeno iniziamo da Venezia, dalla crisi dei trasporti, dalla situazione drammatica in questo momento del Mose con i cantieri bloccati, e quindi è giusto parlare di questa città delicatissima, fragile, che ha una storia millenaria e che va difesa con le unghie e con i denti, nonostante le beghe tra partiti, tra burocrati, con anche lo scontro per quanto riguarda il Mose tra il commissario Spitz e il provveditore alle opere pubbliche, che è stata recentemente rimossa dal ministro Giovannini. Ne parleremo stasera, aspettiamo i vostri sms, aspettiamo le vostre opinioni. Ovviamente parleremo anche d'altro, non potremo non parlare della tragedia dell'Afghanistan, di quello che sta accadendo, della timori di arrivi massicci dall'Afghanistan di profughi che stanno tentando di mettersi in salvo dopo che Kabul è stata conquistata dai talebani. Vi presento gli ospiti in studio questa sera: Marco Gasparinetti, consigliere comunale di Terra e Acqua. Buonasera, buonasera Gasparinetti, bentornato. Buonasera, grazie di te. Grazie molte. L'onorevole Gian Antonio Darè, europarlamentare della Lega. Buonasera, grazie, onorevole. L'onorevole Alex Bazzaro della Lega e anche consigliere comunale a Venezia, buonasera. Buonasera direttore, grazie per l'invito. Grazie molte. E in collegamento l'assessore ai trasporti e alla mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso, buonasera assessore. Non so se ci sente, vediamo se il collegamento riusciamo a ripristinarlo. Cioè, segnale. Ecco, la vedo assessore, grazie, la vedo e la sento, grazie molto. Speriamo che il segnale tenga. Grazie a Jonathan Montanariello, consigliere regionale del Partito Democratico. Buonasera Montanariello. Buonasera direttore, buonasera a tutti i suoi ospiti. Grazie anche ad Alberto Cancian del sindacato USB. Grazie Cancian, grazie. Buonasera direttore Bacialli, buonasera a tutti i presenti, un saluto ai telespettatori. Allora, è d'obbligo partire con chi è accusato in prima persona di essere responsabile della situazione dei trasporti, della crisi dei trasporti, cioè l'assessore Boraso, del quale Montanariello, che è collegato con noi, ha chiesto le dimissioni. Allora, assessore, tanto ovviamente cosa dice a sua discolpa?
spero che mi sentiate, perché ovviamente c'è qualche difficoltà sul collegamento. La sentiamo bene, la vediamo anche. Prego. Non credo si è svolto un referendum, i lavoratori si sono espressi e credo che con grande legittimità l'azienda deve ritrovarsi con i rappresentanti sindacali e con i lavoratori per ridiscutere. E da qui è nata una sceneggiata, la definisco sceneggiata per dir poco, dove che il capo espiatorio si chiama assessore Renato Boraso. Respingo al mittente, sinceramente. Chi ha chiuso il referendum deve fare recitare non solo il rosario, ma anche la mia colpa, perché forse qualcosa non ha funzionato anche da parte delle organizzazioni sindacali. E quindi credo che proprio il PD abbia individuato l'assessore Boraso. E abbiamo un collegamento un po'... Fanno i consiglieri comunali, fanno i consiglieri regionali, quindi potrebbe io respingo al mittente tranquillamente le richieste di dimissioni, direttore. Ecco, assessore, quali sono le accuse che le vengono mosse? Poi lo chiederemo anche a Montanarello, però vogliamo sentire la sua versione. Di essere stato esautorato dalla gestione. Purtroppo c'è un problema col collegamento, assessore, la sentiamo a tratti, vediamo se riusciamo a in qualche modo a ristabilire la linea a tra pochissimo. Adesso vediamo se la situazione è migliore. Intanto Marco Gasparinetti, Terre Acqua come in Consiglio Comunale e con lei particolarmente molto, molto critica per quanto riguarda la gestione dei trasporti da parte del Comune di Venezia. Sì, assolutamente, ma diversamente da altri non abbiamo chiesto la dimissione dell'assessore Boraso perché vorremmo prima capire le responsabilità dei vertici aziendali strapagati, perché non c'è nessuno a Venezia che percepisca stipendi pari a quelli del direttore generale di AVM, e AVM ha sue responsabilità aziendali. È una holding che controlla Velea CTV, è stata una gallina dalle uova d'oro che per moltissimi anni ha generato utili a valanga. Ricordo che storicamente versava fino alla crisi del Covid 30 milioni di euro all'anno al Comune di Venezia grazie all'abilitazione turistica, perché come sapete chi arriva a Venezia se non ha la carta Venezia Unica paga 15 euro andata e ritorno o 30 euro andata e ritorno dall'aeroporto. Sono tariffe sicuramente superiori a quelle di altri comuni che sognano introiti di questo tipo. E fino al 2019 ACTV garantiva 30 milioni di plusvalenza ogni anno. Anziché investire questa plusvalenza nel rinnovo della flotta, è stata usata come musina, come salvadanaio, per fare altre cose. Ed è un errore, perché noi siamo in possesso di un audit che inchioda AVM alle sue responsabilità per mancata manutenzione dei mezzi. E di questo vorrei parlare senza violare il segreto d'ufficio. Consegno a lei, direttore, più tardi la lettera con cui mi viene intimato di non diffondere determinate informazioni che a quanto pare sono un segreto di Stato, ma parliamo del trasporto pubblico locale. E al netto delle informazioni confidenziali che si trovano in questo audit, con nomi e cognomi, che io ovviamente non farò, quello che importa sottolineare è che già nel 2019 RINA, l'organismo di certificazione, ha sottolineato come, e qui cito fra virgolette, lo sfruttamento dei mezzi ACTV per soddisfare la richiesta di servizio sta determinando un aumento della numerosità dei guasti e di conseguenza il numero di ore di fermo per le riparazioni, che potrebbero portare a non garantire un numero sufficiente di unità navali necessarie. Questo è un audit del RINA. L'audit indipendente effettuato l'anno successivo, quindi 2020, quando molti mezzi erano fermi e si sarebbe potuta fare manutenzione, parla di un fattore di stress manutentivo tale che un 30% in media dei mezzi dovrebbe essere in manutenzione, soltanto 70% disponibili. Ma quello che è più grave è che nella tipologia degli interventi il 48% dei mezzi che vanno in cantieri è per guasti, non è la manutenzione programmata che è fisiologica, sono guasti dovuti alla vetustà di mezzi. Io considero degli eroi i comandanti, i marinai che ci portano in giro a Venezia di giorno e di notte su mezzi la cui età media spesso sfiora i 60 anni,
e su mezzi che avrebbero bisogno di manutenzione, manutenzione che non viene effettuata. Senza entrare, ripeto, nel merito delle accuse, c'è però una domanda che vorrei fare all'assessore, di cui, ripeto, non ho chiesto le dimissioni, ma vorrei chiedere se lui di questa relazione è stato messo al corrente dall'azienda, perché l'assessore trasporti ha diritto di saperle queste cose. E nella relazione si parla del MOG 231. Vorrei chiedere all'assessore se è a conoscenza di quelle che siano le conseguenze del MOG 231. Allora, grazie. Glielo chiediamo subito, perché abbiamo l'assessore, non so se ancora in Skype, ma comunque in telefonica. Assessore, allora. Sì, mi sente, direttore? Sì, la sentiamo benissimo, prego. Sì, allora, il tema è ovviamente da una parte oggettivo e tecnico, d'accordo? Cioè, i numeri sono numeri. Ha dato dei dati il consigliere Gasparinetti, ben precisi, però posso garantire, ci confrontiamo quasi tutti i giorni con l'azienda, le manutenzioni sono programmate e rispecchiano quelle che sono le normative vigenti. Si può fare meglio, si può fare di più, eccetera, ma questo è un altro aspetto. Ma la dirigente in questo momento del settore tecnico CTV sta rispettando quelli che sono i parametri manutentivi e oggettivamente sta svolgendo un grande lavoro. Ha ragione Gasparinetti, i nostri marinai, i nostri collaboratori stanno facendo un grande lavoro. Perché ricordo a tutti che in questi due anni l'azienda ha perso quasi 150 milioni di euro di fatturato. So che è duro parlare per un'azienda municipale, ma questi sono numeri reali, 105, la più grande azienda dei trasporti del Veneto, causa Covid, non è certamente colpa dei lavoratori, non è colpa del sindaco, non è colpa di Luigi Bacialli, non è colpa di Gasparinetti, non è colpa dei sindacati, ma la realtà è dura, meno 150 milioni, del primo anno, cioè del 2020, il governo ha trasferito solo 40 milioni di euro. Di ecco, quest'anno i primi 16 promessi possiamo andare alla trasmissione chi l'ha visto a parte il governo. Qui direttore, la città, il sindaco Luigi Brugnaro, l'amministrazione sta facendo il miracolo di salvare l'azienda con 3.000 collaboratori che dobbiamo ringraziare, perché loro erano in prima linea, i nostri lavoratori dell'azienda sono in prima linea sul Covid, perché hanno garantito un servizio essenziale per la gente, cioè quello della mobilità ridotto. Poi vedete, come facciamo a gestire un servizio che ogni 15 giorni cambia un decreto? Un giorno si imbarca al 50%, il giorno dopo al 60%, dopo 15 giorni al 70%, adesso all'80%. Sì, abbiamo utilizzato anche temporaneamente l'aiuto di un privato. Vedo scandalisticamente tutti i giorni l'azienda Ali Laguna, ma voi pensate che l'azienda privata Ali Laguna goda finanziariamente dopo due anni di crisi? Cioè, io a volte mi domando, ma chi accusa a mani basse sa cosa vuol dire gestire un'azienda? Sa cosa vuol dire non avere incassi, perdere oltre il 50% di fatturati, ovviamente a causa pandemia? Noi stiamo facendo fare un miracolo, vogliamo che l'azienda rimanga pubblica e deve rimanere pubblica. Vogliamo che l'azienda rimanga della città e dei nostri concittadini, ma non la vogliamo esporre al fallimento finanziario, perché i numeri sono eloquenti purtroppo. Ecco, senta, assessore, riguardo sempre... Ma i sindacati non possono anche leggere i bilanci ogni tanto, o fanno finta di non capire. Allora, sentiamo i sindacati. Aggiungerei un altro punto, no, per riflettere. Ogni tanto la gente che intervistiamo sulla situazione della CTV dice: ma com'è possibile con 30 milioni di visitatori all'anno pre-pandemia, con un biglietto che costa 7 euro e almeno 15 milioni si calcola, insomma, o 10 milioni prenderanno il vaporetto se vengono a Venezia, com'è possibile che poi i bilanci siano in rosso? Ecco, dove vanno a finire tutte queste entrate? La butto lì perché è una ricorrente critica dei cittadini. Ma direttore, sono dati di due anni fa. Oggi viviamo con meno 150 milioni di introiti. È inutile che il sindacato del cubo... questi sono dati.
o forse qualcuno del sindacato vive in un altro pianeta. Sentiamo, assessore, sentiamo. No, direttore, perché lo dice come fa la verità, perché caro assessore, noi non viviamo in un altro pianeta. Poteva incassare un livello di introiti che consentiva i servizi che potevamo erogare, che stiamo tentando di erogare lo stesso, e stiamo tentando di salvare 3.000 collaboratori di un'azienda, che c'è qualcuno che non gli interessa forse i lavoratori. Probabilmente a qualche sindacato non interessa più i lavoratori. Noi ci siamo preoccupati dei lavoratori e delle loro famiglie. Ed è falso dire che vogliamo svendere l'azienda. La vogliamo tenere in house, in proprietà della città di Venezia, punto e basta. Se qualcuno vuole portare la Chioggia, forse è un'idea perversa di qualcuno, non ci interessa. Perché ho visto che qui qualcuno forse pensa di portare l'azienda a Chioggia, ma è un'altra idea, qualche altra idea fantasiosa. Allora sentiamo. Dire che il sindaco Brugnaro, l'amministratore Brugnaro vuole svendere l'azienda, vuole distruggere l'azienda. Più capaci se l'azienda. Stiamo tenendo in piedi nonostante le garanzie. Difendono i lavoratori, quello che ha fatto lei, assessore. Allora scusate, non vi sovrapponete, sennò a casa non capiscono niente. Allora Borazzo, Cancian, prego. Le spieghiamo come si viene fuori dalla crisi, allora, se viene a Chioggia ancora, la ospito io. È un piacere vederla, perché da un anno e mezzo non abbiamo saputo una parola da lei, non l'abbiamo mai vista. Guardi Cancian. Sì, no, adesso io ho ascoltato lei, adesso lei non mi interrompa, devo parlare anch'io, perché no, lei non perde mai l'occasione di accusare i lavoratori. Lei adesso qui sta dicendo che bravi, che sono i lavoratori, come hanno lavorato. Non mi interrompa, per cortesia. Assessore, per cortesia, se no vi sovrapponete e non si capisce niente. Cancian, prego, vada avanti, prego. Poi. L'assessore, non vedo che l'assessore non perde il vizio di accusare chi lavora, forse perché lui non sa che cosa vuol dire lavorare. Dove è stato nell'ultimo anno e mezzo? Dove è stato nell'ultimo anno e mezzo? Mentre noi eravamo in prima linea a fare i servizi ai cittadini, quei cittadini che a voi gli avete voltato le spalle. Se il referendum ha dato esito negativo è perché i lavoratori sono stufi di essere offesi continuamente da lei, offesi di assenteismo, offesi di sabotaggio durante non vengono fatte le manutenzioni. Ma dove siamo? Ma che cosa, di cosa stiamo parlando? Noi oggi qui stiamo cercando di trovare delle responsabilità, le responsabilità che i lavoratori sono sempre assunti, adesso ve le dovete assumere voi. Voi chiedete soldi a destra e a manca, ma quanto avete intenzione di mettere per questa avvertenza? Ce lo dica lei, quanta intenzione di fare il comune? State facendo pagare la colpa del Covid ai lavoratori. I lavoratori non c'entrano, ci stiamo sobbarcando turni massacranti, siamo senza ferie, abbiamo dato 5 giorni di ferie, abbiamo turni che spesso nell'automobilistico certe donne autiste non riescono a andare in bagno perché ci sono, a volte non ci sono nemmeno i bagni. Ma stiamo scherzando e continuiamo sempre ad accusare i lavoratori. Qui si sta svendendo un'azienda che è il prolungamento sociale della vita dei veneziani, perché a CTV e cittadini, anche stranieri, anche ospiti, vengono a prendere il vaporetto e spendono anche soldi, 7,50 euro, sono tanti. Dove sono finiti tutti questi anni? Lì si vuole far pagare la colpa ai lavoratori. I lavoratori hanno dato tutto. Assumetevi un atto di responsabilità e abbiate buon senso verso i cittadini e verso i lavoratori. E la smetta, caro assessore, di offendere sempre sindacati e lavoratori. Allora, ancora Borazzo, prego assessore, poi andiamo da Montanariello, da Bazzaro, prego. Prego Borazzo, prego. No, non faccio fatica a parlare con un sindacato che non rappresenta poco e che gode del fatto che i lavoratori non sono andati a votare. Non si preoccupi per me, pensi per lei, io non sono nessuno, lei deve pensare ai cittadini, ha un mandato da parte dei cittadini, io non ho scarsa rappresentanza, io ho una voce e anche se fosse solo devi ascoltarmi. Lei della sua azienda, ci vergogni. Massimo. Allora, Montanariello, consigliere, prego, poi andiamo dall'onorevole Bazzaro, da Gian Antonio da Re, da Gasparinetti, prego, prego Montanariello. Sì, buonasera direttore, intanto credo che stando al tema molto serio potremmo lasciare le provocazioni e le polemiche da bar, con tutto rispetto per i bar mi viene da dire che l'assessore fa anche fuori da un dibattito che riguarda non solo 3.000 famiglie ma una mobilità intera.
Io partirei da alcuni numeri e dopo risponderei alla definita sceneggiata di cui accusa l'assessore Borasso di fronte alla sua richiesta di dimissioni, che magari credo sia anche giusto sostanziarla, perché noi parliamo con cognizione di causa. E non, le urla le lasciamo alle sagre, che spero tornino presto dopo il Covid. Ma intanto è vero che l'azienda ha perso all'incirca 150 milioni di euro. Borasso ha ragione. Come smentirlo? Però bisognerebbe anche dire che l'azienda, dati ultimi di questa mattina, ha già introitato per il 2020-2021 un aiuto statale di 41.096.777 euro e sono stanziati, che mancano i decreti, no, 2020-2021, Borasso, se vuole mi dà l'email, le mando i dati, glieli faccio anche spiegare. No, e sono previsti all'incirca, stando come dovrebbero essere ripartiti, Bazzaro può dircelo meglio, se i decreti per ripartire restano come erano la volta precedente, dovremmo avere all'incirca una ventina di milioni di euro che sono già stanziati ma non ripartiti con i decreti, quindi 41 quasi già introitati, più all'incirca due rotti che ha messo la regione, più una parte che ha messo Comune Città Metropolitana. Bisogna dire anche che ci sono stati costi inferiori dell'azienda, perché si è usufruito della cassa integrazione, perché i mezzi sono stati fermi, quindi voglio dire, perdere 150 milioni a pieno regime ha un valore, perdere 150 milioni quando il governo te ne dà 41, nei decreti ne dovrebbero arrivare all'incirca un'altra trentina, e abbiamo massima fiducia anche dei colleghi romani, non solo del PD ma anche del sottosegretario della Lega Nord dei Trasporti e quant'altro. E quindi voglio dire, in un'azienda che non esercita a pieno regime servizio facendo anche cassa integrazione, io credo che i 150 milioni vadano letti con una chiave di lettura diversa, perché se Borasso sa come si amministra un'azienda e tentava di dare una lezione magistrale poco fa a Cancian, dovrebbe anche sapere che ci sono le mancate entrate ma ci sono le mancate uscite. Quando un dipendente è in cassa integrazione non lo paghi te, e quando lo Stato ti dà dei soldi, quando la regione ti dà dei soldi, sono soldi che ti entrano. Ma detto questo, noi non facciamo nessuna sceneggiata, non ci basiamo al referendum, siamo stati definiti sodali del sindacato. Guardi, noi non siamo né affiliati né sodali. Personalmente sono un consigliere regionale del Veneto, rappresento anche lei, caro Borasso, rappresento anche lei. So che le può dare fastidio, ma io rappresento anche lei. Lei non rappresenta me, perché non sono residente nel comune di Venezia. E mi verrebbe da dire che le dimissioni di Borasso a questo punto, al netto che le sta chiedendo una città intera, ma a me fa anche preoccupare che un sindaco preciso e puntuale come Bolognaro, che non perde occasione per dire la sua su ogni argomento, di fronte alle dimissioni dell'assessore Borasso non prenda una posizione e sta zitto. Quindi personalmente credo, assessore Borasso, se io fossi al suo posto mi porrei anche qualche domanda nella sua giunta con il suo sindaco, e incomincerei a chiedermi se lei ha anche un piano B per la sua carriera politica, visto che il sindaco non ha preso ancora le sue difese dopo una settimana. Guardi, glielo auguro, assessore. Io sono uno che non critica a priori, io do la parola ai cittadini, saranno loro a decidere. Infatti sono i cittadini che manifestano il disagio del trasporto veneziano. Ma vorrei concludere dicendo che, assessore Borasso, io sono un sanguigno come lei in politica, non sono uno che fa la politica da seduto dietro la scrivania, però balza fortemente agli occhi come lei è passato dall'uomo seduto sui binari del tram, dall'uomo che andava col trattore sul tram, dall'uomo che faceva una politica urlata anche in TV, spesso sceneggiate, mi consenta, le stesse che accusa di fare a noi, credo ce le abbia insegnate lei se le facciamo noi adesso. Ma amministrare è un'altra cosa. Quando si amministra, caro assessore, bisogna dare delle soluzioni. E lei sul piano amministrativo rischia, scusa Cancian, e lei, caro assessore, rischia, se le cose continuano in questo modo, ad essere ricordato, spero che non sia così, come l'assessore che ha rischiato di far salire una delle più grandi partecipate del territorio veneto. Perché per un anno e mezzo lei non solo non ha proferito parole, è stato commissariato dal suo sindaco, ma le ricordo che quando lei non era assessore aveva le soluzioni per tutto. Adesso che lei è assessore, se va bene non la fanno andare ai tavoli, e non so perché, chieda a casa sua se il ruolo che deve avere l'assessore. Se va male fa una politica urlata,
Allora basta ogni volta questa storia dei 150 milioni, perché ci sono stati meno uscite, lavoratori in cassa integrazione. Le dico un altro dato e glielo chiedo con molta umiltà, glielo chiedo. Ma mi faccia capire, lasci stare la quota che ha lasciato il Comune, la famosa quota Zappalotto, ma sul famoso euro e mezzo che non transita sui bilanci ACTV, chi dice che transita sui bilanci ACTV fa un errore, perché l'aumento da 6 a 7,50 non transita sui bilanci ACTV, ma sono soldi del trasporto. Avete intenzione di lasciarlo all'azienda o continuate con una mano ad andare a chiedere i soldi in giro per il mondo e con l'altra continuate a tentare di prendere ancora ricavi dal trasporto, ricordandole che l'azienda CTV è stata per anni una mucca che il Comune economicamente ha munto, tutti, la sinistra prima, glielo dico io del PD, la sinistra prima e la destra dopo. È la destra mai. Dopo, non mi faccia il vergine con me, caro Grasso, è lei che deve imparare. E le do anche un altro dato, caro assessore Borasso, che prima di dire impari agli altri, vada ad imparare lei. Ci dica guarda quali sono le soluzioni che intende mettere in campo, perché la CTV non è fatta di sabotatori. No, io oggi sono un consigliere regionale in aspettativa, ha capito? Si lavi la faccia prima di venire a dire, allora, ha capito? Si lavi la faccia prima di venirmi a dire qualcosa a me. Allora caro assessore Borasso, si ricordi che la CTV è la vostra azienda. Assessore Borasso, non alzi la voce quando è per cortesia. Da 3.000 padri di famiglie e madri lasciamo replicare Borasso per cortesia, poi andiamo dall'onorevole Bazzani per salvare il patrimonio aziendale. La CTV è fatta da gente che con la nebbia porta le elezioni a lavorare. Tanariello, per cortesia, non vi sovrapponete, se no a casa non capiscono. Assessore, allora un altro assessore. Scusi un attimo, per favore Cancian, lasciamo assessore, secondo me lei ha tanta repulsione per il sindacato che mi viene da pensare che voleva fare il sindacalista e l'hanno mandata per via favore, uno alla volta per cortesia, anche il sindacato l'ha voluta, assessore Montanariello, l'ho preparato nel caso non c'era linea. Cercasi assessore alla mobilità veneziana. No, guarda, non ti preoccupare, guarda, ti metto te, vedrai che fai molto bene. Ma guardi, per il momento sicuramente è meglio di lei, assessore. Scusate, uno alla volta, Borasso. Rispondere, direttore, se mi consente il consigliere regionale. Prego, prego, vada avanti. Beh, mi dica io anche se ritiene che la CTV sia una struttura, come si dice, elefantiaca con troppi dipendenti. Non rispondo certo al consigliere regionale PD. Ma rispondo al sindaco. Perché non è in grado? Perché il non sindaco... è in grado? Cosa vuole rispondere? Per cortesia, uno alla volta, Montanariello, lasci parlare. Ma sei un maleducato. Prego, Borasso, vada avanti. Vada avanti. La no, è impossibile con un maleducato che consigliere regionale del genere. Che sputa sulla propria azienda. Non mischi la lana con la seta, caro assessore. Per favore, Montanariello, uno alla volta, sono a casa, non vi sentono. Borasso, prego. Io mi taccio perché il livello del consigliere regionale di Chioggia è questo, però deve anche dire la verità il consigliere regionale di Chioggia, che lui appartiene all'azienda CTV e non fa certo bella figura di come ne parla della sua azienda. Sono un consigliere regionale, non so, l'assessore non è molto io dalla CTV, ma deve aspettare l'autocrazia il consigliere regionale del PD, perché il sindaco Luigi Bugnaro ha vinto le elezioni due volte e ha scelto la sua giunta e ha dato la fiducia alle persone che ha ritenuto di dare, a cui ha ritenuto di dare la fiducia nel rispetto del voto degli elettori. Stop. E il caro consigliere regionale deve accettare la democrazia. La prossima volta, oltre al sindaco di Chioggia, il consigliere Jonathan si candiderà a sindaco di Venezia e vediamo se riesce a vincere le elezioni. Se vincerà le elezioni, tanto di cappello, e questa si chiama democrazia. Secondo tema, non ho nessun timore di aver seguito il tema della mia azienda, l'azienda della mobilità. Talmente la seguo che siamo preoccupati ogni mese di dover pagare, caro direttore, un mutuo di 460.000 euro per i prossimi 27 anni e questo riguarda il tram. E siccome sono talmente preoccupato che a volte non ci abbiamo io e il sindaco dormito di notte, perché 460.000 euro al mese,
sono numeri importanti per questa azienda e dobbiamo pagarli tutti i santi mesi. Come bisogna pagare tutti i santi mesi gli stipendi di tutte quelle brave persone, quelle 3.000 persone che ci lavorano e con grande dedizione hanno assolto a un periodo difficilissimo come quello del Covid. D'accordo? Dopodiché ovviamente abbiamo chiesto ai lavoratori non un sacrificio, ma il tentativo assieme di condividere un momento difficile per superare questa situazione finanziaria difficilissima. E lo sanno i sindacati. Solo che purtroppo ha ragione su questo. Il tempo del 2013 delle vacche grasse è finito in questo momento. È finito per tutti. Per tutti i settori che sono legati al turismo. E non è una vergogna dire che questa azienda dà il servizio ai nostri concittadini, ma lo ha dato anche ai turisti, che ben pagavano, tant'è che il tema in discussione della ridiscussione complessiva della situazione contrattuale e complessiva non si è mai posto fino a 2 anni fa. Oggi la situazione finanziaria, certamente non per colpa dei lavoratori ma del Covid, impone un tavolo di trattativa, d'accordo, e vorrei arrivare a questo tavolo di trattativa tra azienda e parti sociali. Hanno prodotto, direttore, al termine di decine e decine di ore, un accordo. Mi scusi, direttore, se colui che lo ha proposto, cioè il sindacato più importante di questo paese, che si chiama CGIL, non riesce a convincere i suoi lavoratori dell'accordo che ha deciso di concludere con l'azienda, di chi è colpa? Ma perché Jonathan Montanari non chiede le dimissioni di Novembrini? Del suo capo, del suo sindacato, non lo dice mica che il capo del suo sindacato si chiama Novembrini e non Boraso. Perché non chiede le dimissioni del rappresentante in primis del sindacato che non ha concluso l'accordo a favore dei suoi lavoratori, visto che l'aveva sottoscritto? Perché questo non lo spiega Montanarello? Perché non lo spiega? Perché no? Sì, c'è la grande vittoria politica dei Cobas, direttore, che hanno vinto perché i lavoratori hanno votato no. Benissimo. E allora io dico, l'azienda e le parti sociali, sindacali, i lavoratori si ritroveranno e cercheranno di trovare un punto di equilibrio. Posso fare una domanda? Nel frattempo, noi con grande difficoltà, questo lo dico davvero, dobbiamo garantire i servizi ai nostri concittadini, perché siamo oggettivamente in difficoltà, abbiamo sospeso il turnover, abbiamo sospeso gli stagionali, ovviamente su cui abbiamo chiesto un grande sforzo ai nostri collaboratori dell'azienda, questo è vero, e li sto ringraziando pubblicamente, li ringrazio loro che stanno facendo il vero servizio, non alcuni rappresentanti sindacali che si veano tanto per dire qualcosa e sparare. Sì, adesso il sindaco mi ha tolto la fiducia. Allora adesso poi torniamo dal sindaco, adesso fra un attimo torniamo dal sindacato da Cancian, però sentiamo anche l'onorevole Alex Bazzaro. Prego, onorevole. Si dice spesso, anche si sente dire, no, anche da tanta gente, ma è una struttura enorme, ci sono troppo dipendenti, come è successo in altre aziende, vengono gonfiate, poi alla fine non ci si sta dentro con i conti, no? Direttore, io credo questo. In primo luogo c'è la necessità di ristabilire, a mio avviso, un attimino quelle che sono state le vicissitudini che hanno attraversato la nostra città negli ultimi 24 mesi. Una città a grandissima vocazione turistica che ha basato una parte delle sue economie storicamente su una massiccia presenza turistica e quindi sugli introiti da essa derivati. Che cosa vuol dire questo? Che negli anni una città che ha avuto nel turismo di massa la propria vocazione economica maggioritaria, cosa ha prodotto? Ha prodotto la possibilità di gestire determinate consorziate pubbliche, chiamiamolo così, in modo molto largo, perché c'erano da un lato le economie e dall'altro anche la necessità di avere strutture enormi scusate, a dare risposta alla maggior presenza di turisti che di anno in anno andava ad arrivare in città. Il Covid ha stravolto l'economia della nostra città. Questi ultimi 18 mesi hanno cambiato radicalmente il nostro modo di vivere Venezia. Abbiamo visto le immagini come in tutta Italia, però qui si torna su un punto, perché se la diatriba politica da una parte, amministrativa dall'altra, può avere un senso in sede locale, poi bisogna ripristinare quella che è l'ottica nazionale della nostra città. La specificità di Venezia è e rimane il tema sul quale, a mio avviso, e poi mi concentrerò
nella seconda parte di intervento sulle idee che abbiamo all'interno della giunta guidata dal sindaco Brugnaro, eletto da un anno e quindi col pieno appoggio della cittadinanza, ma non si può partire dalla fine, non si può arrivare alla fine del fiume senza guardare cosa è successo a monte, e a monte c'è una mancata attenzione a quella che è la specificità di Venezia, da tutto l'arco politico parlamentare evidentemente, quindi mi faccio anche mea culpa, evidentemente non ho portato abbastanza le ragioni della nostra città. Perché? Perché il trasporto acqueo di Venezia è un unicum in Europa, in Italia ovviamente. Questo significa che le sue ragioni, i suoi bisogni sono un unicum, ma fino adesso queste ragioni non avevano bisogno di essere soddisfatte dal governo centrale, se non in minima parte, perché grazie al turismo avevamo le entrate economiche per riuscire a rispondere a quelle esigenze. Con il Covid, gioco forza, quelle entrate sono mancate, ed è vero che sono arrivate dei fondi, 40 milioni per i quali abbiamo ringraziato i governi precedenti, perché quando arrivano soldi in città non c'è una bandierina da appendere, c'è da chiedere semmai di più se servono e da utilizzarli al meglio. Dall'altra però sono arrivate anche i 10 milioni regionali, dall'altra è evidente che rispetto, è vero quanto si dice, l'azienda ha speso meno, ma rispetto alla specificità di Venezia evidentemente servono e serviranno maggiori economie, e non una tantum. E qui mi collego al ragionamento fatto dal collega sindacalista quando dice: arriveranno ulteriori fondi per l'emergenza trasporti. Apro parentesi, la città di Venezia ha bisogno di stanziamenti certi su base decennale. Non sto sviando dal tema del trasporto pubblico locale, perché quel tema è compreso all'interno di quei stanziamenti che richiediamo a settembre in Commissione Ambiente alla Camera. Noi andremo a discutere tre proposte di legge, una nel mio piccolo, mia prima firma, gli altri del collega onorevole Pellicani del Partito Democratico e del collega Brunetta, oggi ministro per Forza Italia, sulla legge speciale per Venezia. Cosa significa questo? Che le tre forze politiche maggioritarie in Parlamento stanno andando a chiedere al governo centrale la possibilità di avere denari certi su base decennale, perché tutte e tre le progettualità sono su base decennale, a servizio della città. Questo è il passaggio importante, perché se noi continuiamo a pensare che, dato che Venezia aveva i turisti, un'entrata straordinaria poteva far da sé, oggi Venezia, causa Covid e causa anche ovviamente le anomalie interne che adesso andrò a evidenziare, evidentemente oggi quei fondi non a Brugnaro come sindaco di oggi, ma a chiunque farà il sindaco nei prossimi anni della città, perché potrebbe farlo il Partito Democratico tra 4 anni, tra 3 anni e mezzo, e avrebbe comunque la città per il MOSE, per la salvaguardia, per l'acqua alta, per la Basilica di San Marco, me ne vengono in mente di ogni, di avere fondi e risorse certe. Queste cose non è arrivata perché evidentemente il dossier Venezia alla Camera e al Senato noi parlamentari non abbiamo fatto al meglio il nostro mestiere, invece di criticare gli altri faccio mea culpa, io dico dovevamo fare di meglio. Arriviamo al trasporto pubblico locale. È evidente che i lavoratori del trasporto pubblico hanno fatto un'opera eccezionale in questi 16 mesi ed è altrettanto evidente che serva a ricostruire un contratto sociale con la città, perché apro e chiudo parentesi, il collega consigliere comunale Gasparinetti, che è stato candidato sindaco, sa bene che eventuali dimissioni, eventuali chiamiamole scomuniche politiche, vanno affrontate in sede di consiglio comunale, non è la sede televisiva. Oltretutto a una giunta insediatasi da un anno sarebbe paradossale che venisse processata su pubblica piazza. Non ha bisogno di me l'assessore Boraso, che ha ben più esperienza del sottoscritto, per difendersi. Faccio presente che trovo una dicotomia nei termini, quando si dice da un lato l'assessore non c'era, faceva qualcun altro, ma poi si chiede la sua testa, quindi due l'una: o l'assessore non c'era, ma non mi pare che fosse questo, e se non c'era perché si chiede la sua testa e non si va direttamente dal sindaco. Due dati tecnici: i sindacati firmano un accordo, i lavoratori non lo accettano, evidentemente perché? Perché c'è una situazione di negatività, di paura per il futuro all'interno della città. La CTU ha 3.000 dipendenti, quindi sono 3.000 famiglie, quindi si parla di 10.000 su 270.000 abitanti, 10.000 lavorano nel comparto CTU, sono il cuore della nostra città, sono dei lavoratori che hanno fatto un sacrificio importante di lavoro, di ferie mancate, di orari. Quello che serve è evidentemente da un lato il contributo centrale, perché ripeto, se prima Venezia faceva da solo oggi non ce la fa più, se non arriva il governo non possiamo parlare di specificità di Venezia quando blocchiamo il turismo perché l'UNESCO altrimenti ci mette nella blacklist, e dall'altra parte non andiamo a richiedere suddetta specificità quando abbiamo bisogno del denaro causa della crisi mondiale e anche causa delle scelte che hanno bloccato la stagione turistica. Io quello che credo sia opportuno per arrivare poi a soluzioni concrete, che non posso pensare di dare io nella mia singola persona ma di ragionamento, è evidente che servano
nei prossimi due anni, chiamiamola una, un patto sociale all'interno della città. Da un lato bisogna dismettere determinati termini, ambo i lati, io non faccio l'avvocato difensore di nessuno, quando qualcuno accusa di sabotaggi sbaglia, quando qualcuno evidentemente parla di un assessore che fa il suo mestiere, a mio avviso in maniera ottimale, cercando di venire incontro alle esigenze di lavoratori e cittadini, non si può andarlo a cercare di processare su pubblica piazza, invece andare a rivolgersi direttamente al sindaco allorquando dovesse avere colpe. Io credo che abbassare i toni in un servizio pubblico sia essenziale, e magari andare a ridiscutere tutti insieme, dalla piramide alla base, quelli che sono stati i costi di gestione in questi anni. Perché se è vero che la mole di, chiamiamola così, assunzioni, gestione, costi di CTV si è moltiplicata, non lo scopriamo adesso, lo scopriamo adesso perché adesso ci sono le vacche magre. Le vacche magre portano mancati introiti e oggi ci sbraniamo tra di noi. Fino a sei anni fa andava tutto bene, ma i costi erano praticamente i medesimi, quindi per cui se il problema c'era è venuto prima ed evidentemente era frutto di una gestione un po' goffa, un po' maldestra, perché ce la potevamo permettere, non possiamo più permettere. Cosa fare adesso? Quello che io chiedo è innanzitutto abbassare i toni, perché dobbiamo capire che il turismo non ripartirà nella medesima maniera per i prossimi due anni, anche causa scelte abbastanza, lo dico da esponente di un partito di governo fieramente all'interno della Lega, alcune scelte su Venezia potevano essere gestite meglio assieme alla città. Quindi per cui se il turismo non riparte non possiamo avere l'immagine di Venezia del mondo con i battelli bloccati, perché come amministrazione, e mi ci metto in primis io come colpa da consigliere comunale, non riusciamo a dialogare con i lavoratori. Dall'altra parte io chiedo anche ai sindacati, e vado a chiudere, mi scuso per essermi dilungato, che anche loro si facciano un minimo di mea culpa, perché se vai a firmare un accordo e te lo smentiscono sistematicamente 72 ore dopo con un voto contrario, seppur indirizzato dal sindacato, è evidente che serva che cosa? Sedersi intorno a un tavolo, andare a ridiscutere, portare anche in sede di consiglio comunale, credo che il collega Gasparinetti su questo, posso presumere, possa essere d'accordo con me, ma soprattutto chiedere che per i prossimi due anni ci sia una tregua armata e andare a Roma a chiedere i finanziamenti speciali da un lato, e evidentemente ridiscutere riconoscendo il valore di ACTV, ma soprattutto un dato: nessun lavoratore, nessuna famiglia di lavoratori può essere lasciata a casa indietro o addirittura senza stipendio. Allora vediamo, giriamo questo SMS a Francesco Zingarlini, che è un, non solo un marinaio della CTV, ma è anche un consigliere comunale per Fratelli d'Italia, che è collegato con noi durante una pausa del servizio. Ma è vero che i lavoratori della CTV, in cambio di lavoro aggiuntivo, è stato proposto un notevole taglio allo stipendio? Zamperlini, allora ci dica un po' come, dal suo punto di vista, qual è la situazione, se in tutto questo sta giocando una grossa parte anche la limitazione del 50% per via della pandemia, se bisognerà aumentare la capienza, sentiamo. Sì, buonasera direttore, buonasera a tutti i suoi ospiti, i colleghi consiglieri e gli spettatori. Praticamente noi ormai dal 26 gennaio, giorno del mio compleanno, siamo come lavoratori e come anche consiglieri comunali implicati in una vertenza complicata che chiaramente incide sul lavoro di tutti noi e sul benessere del servizio pubblico. Sì. Chiaramente ci tengo a dire che in una situazione di pandemia, quella prima, la quarantena, quella del 2020, da marzo a maggio, noi abbiamo una città che insomma ha dovuto comunque essere usufruita e servita dai mezzi acquei e di terra per raggiungere la città lagunare, e non abbiamo potuto fare cassa integrazione in maniera notevole come magari in altre città d'Italia, dove chiaramente ci si può muovere con altri mezzi. E tengo a dire che questa situazione per noi lavoratori, che siamo in non collaborazione da quando è iniziata questa crisi, questa vertenza, e non collaborazione vuol dire che non si prestano servizi straordinari, cioè quindi straordinario oltre il proprio turno, che facciamo 7 ore con un giorno lavorativo, scusi direttore, ci tengo a precisare che sono autista degli autobus, ecco. Ah, scusi, ha fatto bene. Siamo tutti colleghi, siamo. Ha fatto bene a precisare. Sono io della... E quindi cosa dicevo? Ah sì, che quindi questa situazione non comporta straordinari che andavano a coprire gran parte dei turni di servizio, ed è per quello che ci sono tanti turni scoperti a volte. Non è tanto per la malattia dei lavoratori, che quelle sono cose normali e uno si ammala e così in qualsiasi posto di lavoro, ma è tanto perché tanti turni venivano coperti appunto dalla buona volontà di noi lavoratori, che oltre il proprio turno
andavano sia per implementare il proprio stipendio, sia anche per aiutare, per amore dell'azienda dove si lavora e dei cittadini che usufruiscono del nostro indispensabile servizio in una città come Venezia. Quindi si coprivano così. Voglio dire che in un'azienda come la nostra, che siamo 2.000 persone tra marinai, autisti, piloti e controllori, di prima linea, diciamo, lavoratori così, abbiamo un comparto di settore impiegatizio che è notevolmente più grande rispetto a un'azienda come quella dell'ATAC di Roma, dove le persone di prima linea sono 11.000, tutti autisti. Quindi vorrei dire che oltre che cercare i giusti, le giuste ridimensioni delle fattispecie lavorative nei contratti, sarebbe utile anche dopo, spero che sia la giunta, che qui è ben rappresentata dal nostro assessore Boraso, sia comunque i vertici, che siano questi o rinominati, possano capire veramente bene dove sono gli sprechi di questa azienda e perché, e cercare anche di fare in modo che il sistema di controllo dei titoli di viaggio sia vero ed efficace, perché noi che siamo interni al Consiglio Comunale, comunque all'azienda, sappiamo bene che non è efficace il nostro sistema di controllo dei titoli di viaggio. Non per abbiamo bravissimi controllori, ci mancherebbe, ma non bastano, serve di più, e anche il sistema di bigliettazione deve essere implementato assolutamente. Ci sono troppe biglietterie ancora chiuse e questo crea una mancanza di introiti nell'azienda e dopo potrebbe, insomma, anche rivalutare le condizioni dopo da offrire ai propri lavoratori. Quindi diciamo che noi non vogliamo assolutamente non dare un servizio alla cittadinanza, ma chiaramente è giusto rimarcare la propria posizione di lavoratori di prima linea che sempre hanno prestato il proprio lavoro e il dovere con onore al servizio della cittadinanza. Grazie direttore. Grazie a lei Zingarlini, grazie. Se riesce a stare ancora collegato per un po', magari torniamo da lei. Volevo chiedere a Gian Antonio D'Arega, si vede che molto spesso è anche una questione di organizzazione del personale, no? Come succede spesso anche in altre attività, in altri settori, quando si parla per esempio di polizia locale si dice ma ce ne sono troppi in ufficio e pochi sulla strada. In Europa ci sono, diciamo, casistiche di questo genere, cioè ci sono aziende dei trasporti, per non parlare di quello che è successo a Roma, che ci sono delle voragini nei conti, dove veramente non si riesce a starci dentro? Ma diciamo che se noi parliamo di Venezia, allora un po' la situazione si ripercuote su quella di Roma, no? Quanti soldi abbiamo dato a Roma Capitale, al Giubileo e quant'altro? Sono soldi che vengono dati e buttati, diciamo, in un calderone che poi alla fine non si sa bene come vengono spesi e non investiti. La stessa cosa succede per Venezia, perché se noi andiamo a vedere e abbiamo sentito il lavoratore, l'autista, cioè il che dice in prima linea, cioè. Che è quello che è in prima linea, c'è gente più in ufficio che in prima linea, allora vuol dire che qualcosa si è sbagliato nel passato. Allora, siccome Venezia l'ho frequentata, avendo fatto anche il consigliere regionale della mia per 5 anni, allora per essere assunti a Venezia bisognava avere la tessera o del PCI, il PD, quello che è adesso, oppure della CGIL. Allora, vuol dire che era un serbatoio di voti, o comunque era un qualcosa che andava a compensazione politica. Non entro nel merito, perché chi lavora va rispettato e chi è stato assunto va pagato. È chiaro che questa pandemia ha messo in difficoltà straordinaria. Abbiamo avuto, scusate, un calo di tensione per quelle luci temporali, siamo un po' nella crepuscolare, ma adesso vediamo di ripristinare, ma sentiamo e allora, vediamo bene. È chiaro che questa pandemia ha messo in difficoltà tutto il settore trasporti. È chiaro che il settore trasporti, in particolare di Venezia, che andava con ritmi di 30 milioni di turisti all'anno, è vero che è un costo, ma l'indotto che porta il turismo non solo a Venezia ma nell'intera nazione Italia e in particolare nel Veneto va sostenuta e va difesa. Certo, vanno eliminati gli sprechi, perché gli sprechi non si possono accettare in questo momento soprattutto, e quindi da persona della terraferma faccio questo ragionamento, è un ragionamento politico. Per quanto mi ha detto lei, direttore, sì, per quanto riguarda l'Europa, ogni mondo è paese e ognuno cerca di difendere i propri interessi, però penso che
fatti i ragionamenti, ho visto, diciamo, i vari, così, chi mi ha preceduto, i vari ospiti che mi hanno preceduto, giustamente ognuno difende la propria posizione. Mi pare inopportuno chiedere le dimissioni dell'assessore, perché uno che è arrivato in piena pandemia non è che può poi fare tante cose, deve, trova una situazione, la esamina. È chiaro che questo problema dei trasporti di Venezia va risolto con la parte sindacale, con la parte politica, maggioranza e opposizione, naturalmente anche e soprattutto con diciamo, la regione del Veneto, che è il partner importante sul settore dei trasporti. Ecco, allora adesso torniamo da Gasparinetti, poi da Montanariello. Devo dire che chi ha vissuto a Venezia, chi ha preso e prende i vaporetti, ma non soltanto i vaporetti, anche i mezzi pubblici della CTV, sa che se non altro c'è una puntualità svizzera. C'era. Nel senso che c'era. Quando tu sai che il vaporetto arriva alle 21.05 e si accende il cartello luminoso 21.05, non ci sono santi, il vaporetto arriva, se non altro poi saranno vuoti, pieni, ci saranno buchi nei bilanci, però insomma da questo punto, come efficienza, diciamo, è straordinario. Gasparinetti, poi andiamo, scusate, abbiamo le luci, siamo un po' così nella penombra, ma bene, temporali, lo temporali esterni. Quei temporali. Spero che non dicano che sono un sabotaggio dei dipendenti a CTV le luci in studio. No, non c'è pericolo, no. È un temporalone di quelli sì, grossi. Abbiamo visto lampi e tuoni, prima arrivando qui in macchina abbiamo visto lampi e tuoni. Prego, Gasparinetti, allora, poi andiamo alla Montanariello. Ripartirei dalle parole dell'onorevole Bazzaro, che condivido. E la necessità di un contratto sociale, perché quello che tocchiamo con mano in questi mesi è una situazione che nessuno di noi avrebbe mai pensato di poter vedere a Venezia. Le guardie armate, le guardie giurate, il vigilante sai pontili. Rendiamoci conto cosa vuol dire questo. La sfiducia totale nei confronti dell'azienda, dei vertici aziendali, non dei lavoratori, ma dei vertici. E le dico soltanto un episodio che risale a oggi, ore 16:19. Sono dovuti intervenire i carabinieri alla fermata di Murano Faro, dove sono state lasciate a terra 200 persone, fra cui molti residenti. Abbiamo una foto che ti avevo mandato, Italo, non so se riesci in mezzo ai temporali e ai cali di tensione, ma se riusciamo a darla, una foto che riguarda un imbarcadero che era pieno di gente, l'avevo mandata su WhatsApp, se riuscite a trovare. Eccola qua. Ecco. Dove siamo qua, Gasparinetti? Questa è la fermata della linea 12 che porta a Burano. Ci sono molti turisti, quindi immaginatevi l'immagine che diamo di noi al mondo. Senza nessun riparo, c'erano 34 gradi, questo pomeriggio. Non c'è nessun pontoniere dopo le ore 16. È arrivato il mezzo della CTV, linea 12. 200 persone lasciate a terra, principio di rissa, intervento dei carabinieri, corsa ritardata di 25 minuti. Oggi sono degli eroi i marinai e i capitani che riescono a far fronte a situazioni di questo tipo, ma non possiamo andare avanti così. Per questo richiamo le parole dell'onorevole Bazzaro. Contratto sociale vuol dire ripristinare condizioni di fiducia reciproca fra l'azienda e i lavoratori, fra l'azienda e la cittadinanza, i pendolari. Ho visto molti messaggi SMS oggi in arrivo dal pubblico. Non possiamo lasciare a terra dei pendolari in una città dove invece era un fiore all'occhiello il trasporto pubblico locale. Era, perché quella puntualità che lei giustamente sottolineava, direttore, la stiamo perdendo, non è più così. Andare al Lido e tornare indietro è diventata un'impresa, e le persone che restano a terra fanno pensare che ci sia un problema ai vertici. Perché se noi abbiamo i mezzi fermi al deposito del tronchetto e gli stagionali che sono stati lasciati a casa, sia quelli di ACTV sia anche quelli di Vela, cioè le biglietterie, che non funzionano a pieno ritmo come dovrebbero. Lasciare a casa gli stagionali con gli alberghi pieni all'80%, questo è il dato AVA Venezia in questo momento, con i parcheggi strapieni, perché chi attraversa il Ponte della Libertà vede che sono già pieni i parcheggi, e noi lasciamo a casa gli stagionali. Questo è un problema che va affrontato a livello di vertice. C'è un consiglio di amministrazione in scadenza, il termine per le candidature è il 29 luglio. Io spero che la giunta in carica prenda il coraggio in mano e proceda a un rinnovo radicale dei vertici, perché sono dei vertici strapagati che non hanno pagato il costo della crisi. Ricordava prima qualcuno che i lavoratori hanno in cassa integrazione, che per alcuni vuol dire una perdita salariale di 400-500 euro al mese. Non mi risulta che i dirigenti abbiano annunciato qualcosa. Abbiamo 19 dirigenti, 19, ricordo un po' l'Italia in questo.
L'Italia ha fatto una brutta fine perché c'era più personale strapagato negli uffici che personale navigante. Non vogliamo fare la fine dell'Italia, siamo ancora in tempo per evitare che succeda. Quindi credo che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, delle tre società, perché Tantevi Forte, noi ci paghiamo il lusso di avere una holding AVM che controlla ACTV e Vela, sono tre consigli di amministrazione. Bene, nel momento in cui verranno rinnovati, spero, auspico che ci sia un rinnovo profondo a livello dei vertici. Allora, altra domanda, la giriamo a Montanariello. Buona serata, ma il costo che ha l'azienda per dare delle linee all'Ali Laguna non faceva prima ad assumere Verissimo. Gli stagionali? Dovevamo avere stasera anche Filippo Sacco, presidente di Ali Laguna, ma ha avuto dei problemi, non è potuto intervenire. Prego, consigliere, e poi torniamo da Boraggio e da Canciano. Sì, guardi, rispondo molto volentieri alla domanda di questo messaggio, però ci terrei a dire due cose prima, direttore. Intanto sì. Si continua ad insistere su questo accordo, io non ho nessuna tessera sindacale a oggi, quindi non vorrei deludere le aspettative di nessuno, ma non sono un sindacalista. Però una cosa è certa, guardi, che nelle democrazie dove a governare non c'è un uomo solo, l'assessore dovrebbe saperlo, fa parte anche dei piani industriali che quando viene siglato un accordo passi dal referendum. Ed è in una situazione difficile come questa del tutto legittimo che anche i sindacati, come tutta la politica, in qualche modo non riescono a individuare qual è la via maestra, vadano al vaglio dei lavoratori. È stato molto interessante e condivido appieno l'intervento di Darè. Mi sono scontrato con lui proprio sul tema del trasporto, ma devo dare atto che questa sera condivido appieno, così come molti passaggi dell'onorevole Bazzarro li condivido. Però permettetemi di dire una cosa. Nessuna trattativa può avere esito positivo se si parte da un principio, uso un termine infausto, di un pseudo ricatto, dove uno ti dice io disdico tutto, dopo sediamoci a tavolo e troviamo l'accordo. Nel 2013 c'era stata una situazione estremamente difficile dove il referendum è passato credo per 8 o 10 voti, ma il rapporto era del tutto diverso nell'equilibrio cittadinanza, servizi, azienda, comune, perché non si è partiti da una scelta unilaterale dove dopo qualcuno ha detto va bene, io era il giorno del compleanno di Zingherlini, il tuo compleanno passerà alla storia, insomma, visto che era il 26 gennaio. Però non si può partire, direttore, da un rapporto dove il suo editore viene e dice guarda Baciali, io da domani ti azzero tutto, ti via a lavorare per il che dico io. Dopo se fai casino ci sediamo a tavolo e parliamo, ma il punto di partenza è quello. Io credo che proprio strutturalmente, cioè dal punto di vista politico, delle relazioni tra enti, sindacati, chi ha consigliato questa mossa, chi l'ha fatta, credo non era molto esperto di come si ha a che fare con la gente, di come si trattano i rapporti. Per quanto riguarda i servizi, Bazzarro ha ragione, bisogna trovare dei fondi sostanziali che reggano. Però, onorevole, io le faccio una domanda da profano e ignorante della materia. Se oggi noi abbiamo avuto una città che ha vissuto sotto l'aspetto trasportistico e della mobilità, non si parla di ACTV, si parla di mobilità perché anche i parcheggi sono pieni con i vigili che indirizzano le macchine al tronchetto perché non si arriva più a Piazza di Roma, ogni tanto in regione dobbiamo attendere che arrivano tutti per la commissione perché tre ore non gli bastano per arrivare. Quindi di fronte a uno scenario del genere io no chiedo, ma se finora sono stati fatti servizi superiori alle 360.000 ore che in qualche modo venivano riconosciute dal fondo di rotazione di trasporto pubblico locale che dà i famosi 400 e rotti milioni di euro al Veneto e che dopo vengono erogati, io chiedo oggi se non c'è più il turismo che li mantiene, noi facciamo l'esempio della motozattera. La motozattera che collega le isole non è retribuita dai fondi nazionali. Sbagliato, deve essere retribuita. Ha ragione Brugnaro, ha ragione Boraso, ha ragione Bazzarro, hanno ragione tutti. Deve essere retribuita quelle ore minute. Hanno ragione. Però io dico, se oggi il turismo non le riesce più a mantenere, ci sono tre soluzioni. O il comune le paga, perché in tutti i comuni d'Italia dove ci sono servizi che non godono di finanziamento pubblico, il finanziamento lo mette il comune. Infatti la Lombardia ha 1,5 miliardi di trasporto, di cui 900 Tanariello, milioni passa. Tanariello, scusi, mi fa salutare Zingherlini che deve riprendere certo. Servizio e quindi no, vorrei che perlomeno
chiudesse questo suo intervento. Zingarlini, è ancora collegato? Sì, grazie. Prego. Eccomi. Grazie direttore, e grazie anche al consigliere regionale Montaniello per la pazienza. E no, tra l'altro sono anche a Treviso in una brutta situazione perché qui ci sono alberi caduti in tutta la città, quindi vedremo il traffico come sarà preso. Infatti, vediamo lampi, tuoni, anche qui dove siamo noi c'è un grosso temporale. Anche in Laguna, confermo, anche in Laguna. Anche in Laguna. Sì, brutta situazione oggi in Veneto. E comunque, guardi, mi per chiudere e salutarvi, e speriamo che, visto anche il suo interesse, possiamo avere l'occasione di fare altri... come dire, incontri a riguardo, perché è una tematica esistenziale e deve essere protetto. Poi ci sentiremo magari, Zingarlini, quando riapriranno le scuole, voi sarete un po' nell'occhio del ciclone. Comunque il nodo deve ancora essere sciolto del trasporto pubblico per quando riapriranno le scuole. Ancora non si è mai incentivato su questo, quindi speriamo che questo nuovo governo insomma possa trovare delle soluzioni efficaci. E riguardo a CTV dico l'ultima cosa, spero tanto che purtroppo adesso, come viviamo e vediamo anche nei messaggi che girano qui nella conversazione della trasmissione, purtroppo gran parte del servizio, se a norma del decreto sostegni, è stato esternalizzato ad altri enti, sia linee di acqua sia linee produttive di terra come la linea 15 che va dall'aeroporto. Ecco, io come consigliere, e lo speriamo anche tutti noi lavoratori, speriamo che veramente si ritorni a valorizzare il nostro trasporto pubblico e si possa ritornare a gestire bene le enormi fonti di denaro che potremo avere, incentivando anche i controllori a fare più multe e riportando appunto, come dicevo prima, un numero adeguato di essi all'interno del nostro territorio. Bene. Grazie mille direttore, grazie a lei, grazie, buon lavoro Zingarlini, grazie molte. Categoria tra l'altro sia sui vaporetti che sugli autobus, che sposta anche dei rischi perché vengono aggrediti, ci sono a volte proprio dei pestaggi, davvero situazioni incresciose. Allora torniamo da Montanariello, scusi se l'ho interrotta, e poi andiamo da Cancian e andiamo avanti con gli altri ospiti. Prego. No, stavo chiedendo, consigliere. No? Allora adesso io prendo l'esempio degli ultimi dati Astra pervenuti 2017, dove ad esempio la Lombardia sul QPL di 1,5 miliardi piuttosto che l'Emilia Romagna, ci sono gli enti locali, quindi parlo dei comuni, che mettono delle risorse aggiuntive. Ad esempio in Lombardia su 1,5 miliardi il fondo TPL 831 milioni, il resto lo mettono gli enti locali. Allora dico no all'onorevole Bazzaro, la quale, ripeto, ha detto delle cose che condivido. Se a oggi l'esempio della motozattera, il più eclatante, non viene finanziato da quello che è il Fondo Nazionale Trasporti, le soluzioni sono tre: o noi facciamo solamente le ore che vengono retribuite per Venezia e quindi quello che ci viene pagato facciamo, o noi andiamo in giro per il mondo tutti insieme senza polemica a chiedere soldi a chi vuole li mette, anche se li mette la chiesa di quartiere, a me vanno bene, basta che portino fondi. Ma la soluzione non può essere dire continuiamo a fare anche quei servizi in più che finora abbiamo fatto, che non sono retribuiti dal Fondo Nazionale Trasporti, e riequilibriamo il bilancio aziendale chiedendo ai lavoratori di tagliarsi lo stipendio, facendoli diventare loro il welfare veneziano. Allora il lavoratore, come ha fatto nel 2013, lo stipendio se lo taglia, i suoi sacrifici lo fa, ma per continuare a far avere la sostenibilità di un'azienda e di una mobilità, non per continuare a essere il welfare di chi vuol fare servizi che non vengono pagati. Allora, sulla domanda che faceva il direttore su Ali Laguna, guardi, io non ho assolutamente nulla contro Ali Laguna, anzi anche loro stanno vivendo una situazione drammatica. Io ho un amico che lavora lì, ha fatto saltare il matrimonio perché anche loro per il Covid hanno avuto una situazione drammatica, e povere famiglie, anche loro sono lavoratori. Sì, si sono fermati. Però la mia domanda è una: se noi non abbiamo soldi per fare i servizi, no, ma dico degli ignoranti, perché direttore, mi su ignorante, certe robe non le so, e ben che qualcuno me le spiega. Se noi non abbiamo soldi per fare i servizi, giusto? Dopo dobbiamo vedere, perché l'anno scorso ad agosto abbiamo già chiamato gli stagionali, adesso li stiamo chiamando 3 giorni a settimana, ad agosto avevamo più servizio, oggi eravamo sui TG nazionali, gli alberghi tutti pieni a Venezia, gli stagionali li chiameranno forse da settembre, mi dicevano i miei amici del sindacato, lo dico io così che sono miei amici. Però dico, cioè, noi abbiamo i lavoratori stagionali a casa, ma
a dare il servizio esternalizzato a un'azienda come la Rilaguna, dove a parte due mezzi fondamentalmente nuove tessera molto simili ai battelli a CTV, gli altri sono battelli che hanno un problema di imbarco sulle passerelle, diciamo un po' più non battelli da servizio pubblico di linea, ecco, più articolati per il lavoro che bene facevano prima, hanno meno capienza, ad esempio ho visto la linea 3 per Murano e la passa con le barche monoposto, ma che, cioè, noi quando chiediamo quel noleggio io vorrei capire se è vero che costa di meno, perché là tu, certo, vai a noleggiare la barca e anche il conduttore, e quindi vai a noleggiare tutti e due. Nel caso nostro hai gli stagionali a casa che prendono 1200 rotti euro con turni di notte, di giorno, vento e pioggia, e mezzi di invece marinai che lavorano, fanno i piloti pagati con la funzione, quindi con 8 euro lordi, 10 euro, 11 euro, 12 euro lordi al giorno in più, perché hanno la categoria dei marinai, e quando arrivano gli stagionali loro vanno a fare i piloti facenti funzioni e i marinai stagionali fanno i loro marinai. Allora, se non ci sono soldi, perché ci sono i soldi per dare i servizi esterni? Ecco, allora chiediamolo. Nulla contro la Rilaguna, nessuno, vale anche per i bus, vale per tutti. Certo, cioè, consigliere, che senso ha dire che non hai fondi? Sentiamo un attimo l'assessore Boraso su questo, perché ricordiamo intanto che Ari Laguna ha vissuto una crisi spaventosa, perché proprio turisti per Ari Laguna, che sono quelli che vanno dall'aeroporto al centro di Venezia e viceversa, sono tutti stranieri, con la fine del turismo dall'estero azzerate tutte le entrate di Ari Laguna, per cui davvero una situazione drammatica, e bisogna dare atto al presidente di Ari Laguna che insomma si è fatto il possibile e si sta facendo il possibile per andare avanti. Adesso per fortuna il turismo sta riprendendo. Assessore, lei trova che si possa... Vediamo anche cosa significa la ripresa del turismo però, sì, direttore. Certo. Perché qui succede spesso che c'è l'afflusso del weekend, se poi il tempo è brutto, capitato alcune giornate di ieri, arriva l'afflusso dalle spiagge in maniera, ne avevate parlato prima, dei parcheggi in tilt, ma è tutto contingentato ad un momento molto breve in questo periodo, perché la variante Delta ha poi creato ancora paura, timore, e non è che gli aeroporti stiano viaggiando a gonfie vele come lei ha detto, direttore. Certo. Quindi vediamo di dire la realtà come sta. E su questa situazione a fisarmonica, poi c'è il tema del Lido e lì è scatenato la polemica, giustamente non siamo riusciti a garantire servizi ogni 15 minuti, chi li vorrebbe ogni 10, chi li vorrebbe ogni 5, d'accordo, perché sul tema del Lido non siamo riusciti, perché la gente va in spiaggia e poi improvvisamente si riversa verso una fascia d'aria ben precisa. Abbiamo chiesto temporaneamente un aiuto a un'azienda che ha già dei servizi, che si chiama Rilaguna, perché tutti sanno che in questo momento la situazione è quella del blocco del turnover e del blocco degli stagionali, e non possiamo mettere più mezzi rispetto ai bis che già comunque mettiamo, perché ci sono degli ispettori, abbiamo dei grandi collaboratori e comunque riusciamo a far, certo, ci sono i momenti, avete visto quella che c'è sulla scena di Murano e altre situazioni in cui cerchiamo di rispondere con dei bis. D'accordo, però, d'accordo, se la situazione è questa, un giorno va ai 70, adesso siamo all'80 del caricamento, se domani riparte la variante Delta torneremo al 50% e dalla mattina alla sera, qui ci troviamo in situazioni contingenti e lo sanno, chi ci lavora lo sa e sta facendo un grande sacrificio. Una cosa detto condivido con il consigliere regionale, non tutto è ad ore moto contribuite. Direttore, il servizio ferryboat sulle isole ci costa meno oltre 8 milioni di euro, non riceviamo un euro, d'accordo? Il tema del tram non è coperto dalle ore moto contribuite, lo sanno tutti. Certo, vogliamo dire che i turisti fanno schifo, continuiamo pure a dire che i turisti hanno fatto schifo, fanno schifo, c'è chi vende alberghi, chi vende gli appartamenti e tutto, il mondo avanti lo stesso, direttore, perché anche in questi mesi sono venduti decine di alberghi, mi dicono le notizie delle agenzie immobiliari. Però nonostante questo, d'accordo, alcune situazioni che erano in rosso, e l'ha detto bene il consigliere regionale, le coprivamo grazie agli introiti del turismo. Le 44 linee in terraferma, tranne alcune linee di forza, che funzionano benissimo, la linea 5 funzionava benissimo. Ricordo che la linea 5, lo ricordo, dava un gettito netto di oltre 5 milioni di euro netti, la linea 5 Marco Polo di Venezia, Piazzale Roma. Questi sono numeri, io so che non possono non piacere, ma erano numeri, direttore.
D'accordo? Quindi noi dobbiamo riuscire a coincidere le esigenze dei nostri concittadini, che sono sacrosante, e vorrei dire a quei concittadini che scrivono che non è in svendita l'azienda, non va venduta alla Linaguna. Come lei ha detto, le aziende del trasporto vivono momenti difficilissimi. Chiedetela da TVO, chiedetela all'azienda di Treviso, la MOM, chiedetela quella di Padova, di Verona. Non è che siamo solo in difficoltà a Venezia, tutte le aziende della mobilità. Ovviamente ha detto bene il consigliere Alex Mazzara, dobbiamo fare squadra, io lo dico a Jonathan, oltre che prendersela con me, fa politica ed è giusto prendersela anche con l'assessore, vediamo di intervenire verso il governo perché quei 30 milioni promessi arrivino, perché se non arrivino ti posso garantire che il famoso euro e mezzo l'abbiamo già messo noi, i 10 milioni, il comune di Venezia li ha già tolti. Il famoso euro e mezzo che doveva introitare il comune, lo sa Gasparinetti in bilancio, l'abbiamo già messo, tolto dalle casse del comune e messo per l'azienda CTV. Poi il tema dei contratti, io lo dico, Gasparinetti ha anche un funzionario di grande esperienza europea. È possibile che un'azienda di 3.000 dipendenti abbia tre contratti diversi? Il contratto Vela, il contratto CTV, il contratto AVM. Io ieri, direttore, qui do una notizia, io anche se era Ferragosto, io sono abituato a parlare con i lavoratori, bisogna, ecco, io spero che al tavolo, oltre che certi sindacalisti, vengano veramente le RSU, i rappresentanti dei lavoratori. Perché ieri uno mi ha detto, ma mi scusi, adesso la chiedo a lei la domanda, guardi, non è una fiaba, ma io sono andato per votare il referendum, mi hanno respinto, sono dipendente AVM dentro il comparto dei 3.000, non mi hanno fatto votare perché mi hanno detto che i miei rappresentanti avevano già firmato per il sì. Ecco, mi scusi direttore, quei voti là dove sono andati a finire, quelli là dei sì già acquisiti sulla carta, lo chiedo all'amico dei Cobas che è molto preparato, dove sono andati a finire quei 300 voti che non hanno potuto votare perché quando sono andati a votare gli hanno risposto tu non devi votare perché il tuo sindacato ti ha detto di sì all'accordo. Allora ci sono tanti modi per leggere il referendum, so che in questo momento ha vinto il no, ma quei 300 voti di quei dipendenti AVM non sono anche loro lavoratori? Sentiamo. Lo dico a Jonathan in maniera amichevole, non sono lavoratori questi. Assessore, sentiamo. Non è giusto che tutti i dipendenti del comparto AVM, Vela, ACTV abbiano tutti un equo trattamento, o ci sono figli, figliastri e figliuoli, cugini e cuginetti, direttore, dirigenti di serie A, dirigenti di serie B, se uno è dirigente di Vela va meglio, cioè, no, non va bene, ha ragione il sindaco Brugnani. Ci deve essere un'omogeneità di trattamento, dopodiché dobbiamo fare ciò che ha detto Bazzaro, che l'ha detto anche Zingarlin, salvare i nostri lavoratori, perché nessuno debba assolutamente perdere un posto di lavoro, nessuna famiglia deve essere messa in discussione in questo momento. Allora, perché sentiamo, ovvio, non solo di questo sentiamo, settore, torniamo da... non solo di questo settore, anche di tanti altri settori in difficoltà. Assessore, torniamo da Alberto Cancian. USB Cancian, do un altro spunto, sempre le voci dei cittadini, no? Persone della CTV che sciopera perché in un momento in cui bene o male insomma il posto di lavoro diciamo il personale della CTV ce l'ha ancora e altre categorie sono lì che aspettano i ristori, non c'è un'altra arma diciamo che sia più consona al momento che stiamo vivendo al di là dello sciopero, cos'altro si potrebbe fare giustamente per manifestare, per ovviamente fare la parte che spetta al sindacato insomma. Ha ragione direttore, ha ragione. Allora lo sciopero è uno degli strumenti che sono in nostro possesso per far sentire la nostra voce. È chiaro che anche noi sappiamo che la situazione al di fuori non è tra le migliori, però ripeto, lo sciopero è uno strumento, è un sacrosanto diritto, certo. Tanto è vero che comunque se lei fa un passo indietro si accorge che l'ultimo sciopero proclamato proprio dalla mia sigla è stato fatto in un orario e soprattutto di 4 ore per avere i servizi minimi, perché non volevamo arrecare ulteriori danni alla cittadinanza, e perché questa cittadinanza noi ci lavoriamo assieme e la rispettiamo. Però volevo fare alcune precisazioni insomma volevo dire l'accordo, quello che l'ipotesi di accordo provvisorio che è
stata portata al vaglio dei lavoratori attraverso il referendum, che qualcuno non voleva fare, è un accordo che ce l'ho sotto mano, sono una ventina di pagine, non so se si vede, però dice ACTV. Quindi volevo rispondere all'assessore che non si tratta del lavoratore AVM, faceva parte di un'altra contrattazione, ma questo era un accordo che riguardava. Dopo volevo rispondere anche che appunto non era stato assolutamente firmato, ma bensì portato ai lavoratori. I lavoratori hanno risposto perché con il no, da interpretare come un malcontento causato dalle decisioni unilaterali che questa amministrazione comunale ha imposto alla sua partecipata ACTV, che tutti abbiamo a cuore. Io sono veneziano, residente nel centro storico a Castello, due passi dalla Biennale, e faccio il pilota a bordo dei motoscafi e vaporetti, quindi ogni giorno, anche ieri che era Ferragosto, ma tutti i giorni o quasi, sono in servizio a parlare con i lavoratori, a parlare con i cittadini che ci fanno domande in questo momento. La domanda che io volevo porre innanzitutto sono d'accordo con chi prima sosteneva che bisogna mantenere la calma, abbassare i toni e cercare di trovare una soluzione, cioè cercare di portare il malcontento che c'è in questo momento, che è doppio: uno è per i lavoratori e l'altro è per i cittadini, a cui va tutto il nostro rispetto. Ma volevo prima però fare un'altra precisazione, perché all'interno dell'RSU e dei tavoli ci sono state 6 sigle, non solo Novembrini, che è stato nominato prima, che non è qui presente, quindi non è neanche educato parlarne, a cui va tutta la mia solidarietà, ma eravamo 6 sigle, eravamo, non solo la CGIL, erano rappresentati tutti i lavoratori, chi più chi meno, e tutti vanno rispettati. Per molto tempo, per quasi sempre, c'è stata l'unitarietà dei sindacati, cosa mai vista prima. C'è stata l'unitarietà. Abbiamo portato i lavoratori questa ipotesi di accordo che riguarda il gruppo ACTV SPA, che riguarda 20 pagine, non so se sia di leggere, penso proprio. Comunque ci sono dei punti molto importanti adesso, perché abbassando i toni, cercando di trovare una via pacifica e una soluzione a tutto questo, vediamo che la campagna vaccinale prosegue, i Green Pass ci sono, i turisti pian piano stanno rientrando in laguna e lo stiamo vedendo tutti i giorni. Il problema, Riccardo, adesso che fare? Perché l'azienda, il comune, può toccare le buste paghe dei lavoratori, vuole bloccare il turnover, sa cosa significa? Che molti stanno andando in pensione, quindi sicuramente basta far 2+2, se vanno in pensione tot numero non vengono rimpiazzati perché non c'è il turnover, quindi abbiamo centinaio di giovani stagionali che vogliono venire a lavorare, vogliono, molti vengono anche da fuori città e si sobbarcano ore di viaggio. Molti di questi vorrebbero anche tornare a vivere a Venezia, non possono perché sono stati mandati via. Anche questo è un problema politico che va risolto, perché la città è della cittadinanza. Però lo sbarco, io volevo chiedere all'assessore: come intenzione di procedere adesso per lo sblocco del turnover, quindi il ridimensionamento aziendale, azienda più piccola, e sappiamo che un'azienda più piccola non riusciamo a fare i servizi, se ci sono è appunto il discorso molto importante, quello che preme al sottoscritto, ma anche a tutti, che non vengano toccate le buste paga. Chiedo all'assessore, veramente con il cuore in mano, di non far toccare le buste paga ai lavoratori. È un'altra cosa, un invito a chi svolge i servizi aggiuntivi: io non voglio fare nessuna guerra tra lavoratori, con quelli delle laguna sono padri di famiglia, anche loro vanno rispettati, però è chiaro che chi viaggia per i vaporetti vede che i servizi sostitutivi che sono stati messi adesso, certi mezzi non sono idonei, hanno un passo più alto di quella CTV, che è lo studio di anni e anni di
di lavoro per portarlo allo stesso piano del pontile. Quindi a Venezia ci sono tante persone ambulanti, ci sono tante persone anziane, mamme con i passeggini, fanno difficoltà a salire e a scendere. Devo fare il saltino, ho dovuto farlo anch'io, che ho 50 anni, 51, bello alto e anche in forma, ma persone anziane fanno fatica. Quindi chiedo anche questo all'assessore, di intervenire affinché i mezzi, i servizi sostitutivi siano idonei per va bene, Canciani. Canciana, e più anche questa paga e tu a scuola col turnover. Queste sono le domande che ho da fare all'assessore. Stato chiarissimo, adesso lo sentiremo. Apriamo una finestra qui di nuovo, purtroppo temporale, sul Gazzettino c'è un titolone proprio su allagamenti e blackout, quindi una situazione difficile soprattutto nella Marca, a quanto sembra. Apriamo una finestra, sempre restando a Venezia, sull'agitazione del personale dei musei civici. Sentiamo. Il personale dei musei civici di Venezia è in stato di agitazione dopo che la cassa integrazione è stata allungata per altre 11 settimane. Duro l'affondo dei sindacati sulla situazione in cui versano i dipendenti, visto che nei mesi scorsi era stato assicurato il rientro del personale. Per i sindacati quest'anno arriveranno le risorse del governo, circa 4 milioni, un capitale in grado di risanare i conti, evitare la cassa integrazione e riaprire i musei a tempo pieno. Nel frattempo gran parte dei musei continua ad essere aperta ad orario ridotto e l'attività scientifica è quasi sospesa. I lavoratori sono in fissa. Per chi non è pratico, la cassa integrazione, per cui lavorano a maniera ridotta. Noi abbiamo chiesto di poter aumentare l'orario di lavoro. I soldi ci sono perché il governo ha ristorato la fondazione, che addirittura l'anno scorso ha fatto un utile importante. I sindacati di CGIL e UIL avevano previsto quest'oggi un incontro in prefettura per informare il governo sulla situazione. Un tentativo di conciliazione con la prefettura e fondazione, purtroppo per motivi tecnici questo è saltato e sarà ripreso domani. Speriamo che la ragionevolezza faccia sì che la cultura a Venezia possa riprendere il suo corso. Allora, in questa ultima parte di Fox continuiamo a parlare ovviamente di Venezia, dei trasporti. Abbiamo l'assessore Boraso collegato, Alberto Canciana, Jonathan Montanariello, Marco Gasparinetti, l'onorevole Darè, l'onorevole Bazzaro. E c'è una novità importante oggi, è un titolo è uscito adesso, provveditorato, si apre il dopo Zincone, il Ministero nomina Riva. Fabio Riva è stato nominato ad interim provveditore alle opere pubbliche del Triveneto in sostituzione di Cinzia Zincone. Zincone sospesa dal Ministero per il suo operato. Chiedo all'onorevole Darè, al di là di queste beghe che anche sentiamo sentiamo entrare. No, ma... è scaricato le beghe. No, siccome no. Allora... entriamo sa perché volevo chiedere a lei, perché come al solito qui siamo in presenza del consorzio Venezia Nuova, che è l'unico concessionario. Questi sono contrasti tra il commissario Spezza e il delegato del governo provveditore a Venezia, la Zincone, adesso arriva Riva, cioè voglio dire torna Riva. È mai possibile che il Mose con tutti i problemi che può avere, i difetti che può avere, venga sempre gestito da Roma? Cioè, è possibile che non ci sia un'autorità veneziana che diriga qualsiasi cosa che riguardi questa opera di ingegneria idraulica immensa? Ma allora è chiaro che è stato portato tutto a Roma, perché quello che ha portato avanti il Mose, diciamo, con lo scandalo del Mose è stata una cosa non solo nazionale e certamente non solo veneta. Roma si è portata a casa il Mose con l'intenzione di chiudere questa opera, che sembra non avere fine, sembra un po' forse come la Salerno-Reggio Calabria infinita, e qua siamo sullo stesso piano. Adesso si ritorna indietro. È chiaro che la gestione del Mose deve essere data al Comune di Venezia o alla Regione del Veneto,
Perché? Perché le acque alte non le vedono a Venezia, le vede chi sta sul territorio. Tra le altre cose, il problema di finire quest'opera, che abbiamo visto che funziona, al di là delle polemiche, al di là dei costi, al di là di tutto, bisogna che ci sia un'accelerazione da parte di tutti per finire finalmente quest'opera, perché soprattutto con l'effetto serra, con le maree sempre più alte, abbiamo bisogno di quell'opera per salvare Venezia. Perché è vero che c'è stata la pandemia, è vero, però vediamo che Venezia continua a essere un polo attrattivo straordinario, e su una regione come il Veneto, dove la prima voce era il turismo, non possiamo permetterci di fermarci su queste cose. Bisogna investire, ripeto, investire, non sperperare, e qua bisogna che ci sia una regia, ma è chiaro che deve essere la regione del Veneto, il comune di Venezia, che deve gestire questa cosa, quantomeno sulla funzionalità di questo. Ecco, senta, a proposito di risorse, il Recovery Fund prevede, diciamo, parecchi soldi anche per le infrastrutture. È possibile che in mancanza di risorse attualmente non si possa fare riferimento all'arrivo di questi miliardi? Questi investimenti che sono stati concessi all'Italia come altre nazioni, poi nelle fasce, diciamo, di assegnazione sui territori vengono decise chiaramente nelle commissioni e nel Parlamento, ossia Camera e Senato, quindi è poi la seconda fase, deve essere qua, abbiamo un nostro rappresentante, ma credo che anche gli altri rappresentanti veneziani di qualsiasi partito sanno benissimo e vogliono tutti risolvere questo problema, perché tutti fanno squadra, il Veneto fa squadra al di là delle appartenenze politiche, giustamente, assieme con i consiglieri regionali, che sono la parte poi territoriale più radicata sul territorio, perché quest'opera deve essere finita. Abbiamo visto che funziona al di là delle cerniere di questo, dei problemi tecnici che non entro e non voglio neanche saperne, però questa cosa serve per salvare Venezia e per salvare il turismo, che non è solo di Venezia, ma è un patrimonio dell'Italia, del Veneto, ma soprattutto risorse e economie che sono assolutamente necessarie in questo momento. Anche perché, onorevole Bazzara, sono stati investiti 6,2 miliardi, dico, sarebbe davvero incredibile che un'opera di queste dimensioni che ha richiesto tutta questa attività debba restare incompiuta, no? Cioè, ormai tra l'altro funziona, cioè, facciamo in modo che continui a funzionare, no? Assolutamente sì, direttore, sul tema del funzionamento, però mi ricollego, è brutto autocitarsi, mi ricollego a quanto ho detto inizialmente, buttando ancora la palla più avanti, ma non per buttarla in tribuna. Quando dico servono risorse certe, è il primo passaggio, poi bisogna capire, come ha detto giustamente il collega europarlamentare Gian Antonio Darè, come e dove gestirle. E faccio mie le parole non di un leghista, quindi magari con queste brutte manie di decentramento, di federalismo, ma di un collega del Partito Democratico, che un parlamentare, si chiama Nicola Pellicani, un amico che stimo, e ha detto chiaramente: basta commissari per Venezia, abbiamo un commissario per tutto praticamente. C'è il commissario per l'acqua alta, c'è il commissario per il MOSE, c'è il commissario per le attività portuali. E nel frattempo vengono prese decisioni che hanno un impatto importante, non ascoltando non solo la città, che già dovrebbe essere, sempre a mio avviso, anche per la gestione del recovery, sul modello Genova, dare grandi potenzialità al sindaco e quindi una gestione diretta nella gestione di questa maxi entrata di denaro, ricordo il 70% di questi denari a prestito, ma anche ovviamente alla regione che li hanno richieste, quindi laddove Regione Veneto e Comune potrebbero tranquillamente dialogare, ci troviamo invece costantemente dei commissari ad hoc, ad acta, per le varie vicissitudini, e questo non esautora il sindaco Brugnaro, va a esautorare qualsiasi amministrazione veneziana. E così come, e mi tocca dare ragione, in questo caso mio malgrado, al collega Darè, il governo spesso esautora nella gestione del recovery il Parlamento, così ci troviamo purtroppo un sindaco e quindi un consiglio comunale esautorato nelle sue risorse. Però vorrei, dato che è stato il tema della serata, non ribadire quanto ho già detto, né ribadire l'ovvio. Il clima che si respira in città non è una questione in più, è qualcosa di fondamentale. Quando io
mesi or sono, credo pre-Covid addirittura, quando presentai il progetto di legge speciale, ribadì a un giornalista che mi fece una domanda estemporanea dicendomi: ma cosa pensa di chi ha messo gli stipendi dei lavoratori sui social network? Io dissi: non vorrei mai dover mettere gli stipendi anche dei dirigenti sui social network, perché si aprirebbe una falla che è meglio non andare a parlare. Io voglio riprendere quello che ha detto l'assessore Brasco, dice: abbiamo ascoltato i lavoratori, e io, quando, come lui ovviamente in una condizione minoritaria, sono un semplice consigliere comunale nella veste nella mia meravigliosa città, ho sentito i lavoratori dire: noi siamo disposti a fare dei sacrifici, però vorremmo innanzitutto una linea di pensiero in città che non scarichi responsabilità che non abbiamo, che se ne assuma laddove se ne può assumere, e che magari il punto primo sui tagli ci fosse un po' di non discrezionalità andando a colpire semplicemente i lavoratori, ma anche un po' di tagli evidentemente a quello che l'azienda è cresciuta anche nei costi un po' a sproposito e che a fronte di una situazione drammatica ha necessità di tagliare. Dall'altra andare a capire, perché ci sono magari questi famosi tagli colpiscono anche chi non lavora più in mobilità, cioè chi non lavora più sui mezzi, e va a colpire quei 1000 e oltre dipendenti che abbiamo all'interno del sistema di ACTV AVM, perché io credo che quando si chiede un sacrificio, se è un sacrificio orizzontale, viene percepito come una necessità per la città. E rispondo e chiudo davvero, cerco di essere brevissimo per lasciare spazio agli altri. Quando si dice: a chi dobbiamo andare a chiedere? Mi dispiace, ma l'ho ribadito al primo consiglio comunale, il collega Gasparimenti ovviamente presente, l'ho ribadito in tutte le salse: i soldi, laddove non c'è un decentramento di tipo federalista amministrativo a Regione Veneto, come noi speriamo e spieghiamo, e come il popolo veneto ha votato per oltre il 58%, fin tanto che lo Stato centrale incamera il denaro, in caso di necessità io vado a battere allo Stato centrale. Qui la richiesta per quelle linee si fa a Roma. 236 miliardi di recovery, credo il 12% nella parte del trasporto, soprattutto per la riconversione a un trasporto green. La nostra città ha esigenze uniche al mondo: o andiamo a prenderli adesso questi finanziamenti a prestito, o non li perdiamo più. E non servono né a Brugnaro, né alla Lega, né a Bazzaro, né a Zaia che c'è oggi, servono alla città di Venezia, perché è unica al mondo. Se noi poi facciamo quello, poi possiamo andare anche a dire: a voi è stata gestita al meglio? Sì o no? Possiamo ridurre dei costi di gestione che erano alti perché in funzione di una moral suasion cittadina era diversa la sensibilità della città rispetto ai costi? Oggi c'è una situazione di crisi, il cittadino è arrabbiato, il lavoratore è arrabbiato, ma il patto d'amore per Venezia deve essere basato su una condizione che a mio avviso è semplicissima, come ogni contrattazione democratica, come ogni patto sindacale sociale: tutte le parti devono essere ugualmente scontente, ma fare un atto d'amore per la città perché ne ha bisogno. Faccio la battuta per capire cosa può succedere. Se riusciamo a sconfiggere il Covid, riusciamo a non subire la variante Delta, riusciamo a non subire ulteriori chiusure, ci ritroviamo il turismo di massa, non il sabato e la domenica come giustamente evidenziato l'assessore, sempre. E se nel mentre c'è una protesta dei lavoratori che blocca 1-2 ore al giorno le linee e lasciamo i turisti a terra, che immagine diamo alla città che per me è la più bella del mondo e credo sicuramente considerata fra le prime in questa categoria di bellezza e unicità? Cosa accadrebbe? Possiamo rischiare questo? A mio avviso no, quindi serve il contratto sociale e un patto d'amore per Venezia. Allora, di patto d'amore per Venezia, Marco Gasparinetti è un po' un fulcro, perché nel 2014 ha fondato il gruppo 25 Aprile, è un giurista, è stato, ha lavorato in Commissione Europea, ha collaborato con Stefano Rodotà. Dottor Gasparinetti, che per quanto riguarda il MOSE, qual è la posizione di Terra e Acqua? Sappiamo che ci sono molte posizioni divergenti, ma soprattutto la polemica sulla manutenzione, no, delle dighe mobili. Proprio questa è la chiave di lettura, temo, di questa vicenda per molti versi oscura, che potrebbe sembrare una faida interna al Ministero o addirittura a un partito politico, perché è inutile nasconderci dietro a un dito, la commissaria Spitz ha comunque un partito di riferimento. Esce vincitrice la Spitz da questo braccio di ferro con Cinzia Zincone. Devo dire che a me non è piaciuta questa vicenda, trovo oscure le motivazioni, discutibili modalità con cui è stata crocifissa una funzionaria leale dello Stato che ha dato prova di grande serietà anche nel momento in cui denunciava appunto i problemi del MOSE, perché Cinzia Zincone come provveditore ha avuto il coraggio di dire ciò che rischia di mettere in pericolo il funzionamento del MOSE, perché le criticità non sono ancora state risolte. E questo era il suo mestiere, perché il provveditore altro non è che l'ex magistrato alle acque, a cui hanno cambiato solo il nome, ma la sede è sempre quella, Palazzo dei Dieci Savi, vicino a Rialto. Io ritengo che Cinzia Zincone abbia fatto il suo dovere nel momento in cui denunciava certe cose. Vederla rimossa in questo modo, con motivazioni anche forse pretestuose,
rischia di essere un pessimo segnale nei confronti di chi verrà dopo, perché a Cinzia Zincone mancano 3 mesi alla pensione. Sembra quasi un messaggio a chi verrà dopo: attenti a non alzare la testa. Quella che era una magistratura indipendente, la Serenissima, magistrato alle acque, deve essere strumento docile del governo centrale romano e del commissario di turno. In questo devo dire do ragione all'onorevole Bazzaro: commissariamento non è sinonimo di efficienza. Abbiamo già avuto esempi al Lido, ricordate il commissario straordinario al Lido, i disastri che ha lasciato, il commissario Spaziante. Non è detto che il commissariamento sia la soluzione, dando in mano a un prefetto le cose migliorano, no. Io credo molto invece nel decentramento e nel federalismo, e in questo mi ritrovo in sintonia con i colleghi onorevoli qui presenti. Cinzia Zincone rappresentava in questo l'autonomia di una magistratura a cui è stato messo il bavaglio, e trovo inquietante le modalità con cui è stata messa la berlina sui giornali. Vi racconto solo questo episodio. Cinzia Zincone aveva la possibilità di vivere in Canal Grande, nella loggia di rappresentanza che tutti i suoi predecessori utilizzavano. Ha preferito vivere nella casa del custode, che è poco più di un magazzino, a Sant'Alvise, con vista sulla Laguna Nord e San Michele. Questo vi dà anche conto del tipo di integrità che aveva come funzionaria. Ha rinunciato a un privilegio per vivere in una casetta. È stata criticata anche per quella casetta che le è stata data, che rispettava di diritto, perché i funzionari dello Stato, Guardia di Finanza e quant'altro hanno diritto a certi livelli in un alloggio di rappresentanza, su cui pagava un affitto determinato al demanio, non è che lo ha deciso da sola. Per cui la vedo qui nelle immagini, ho avuto il piacere di conoscerla, so la battaglia che ha fatto, anche per riportare a Venezia i milioni che servivano per riparare le bricole. Lei sa, direttore, che per anni non abbiamo avuto neanche i soldi per riparare le bricole, che sono un pericolo per la navigazione nel momento in cui... Certo, quei barchini soprattutto. Ecco, io vorrei, forse controcorrente, prendere qui pubblicamente le difese del provveditore Zincone, e non trovo chiare le modalità con cui è stata estromessa la sua incarica. Ecco, senta, dottor Gasparinetti, è vero che era stata anche accusata di avere deciso autonomamente di sollevare il MOSE? Mi pare la prima volta che ha funzionato. Ma Dio la benedica che in fase sperimentale ci ha dato modo di capire quali sono le possibilità di funzionamento di un'opera che è ancora da collaudare, lo sappiamo, quindi era a livello sperimentale, ma devo dire che lo ha fatto di concerto all'epoca con il commissario Spitz, c'era intesa totale su questo, anzi credo che il commissario Spitz se ne sia anche assunto i meriti, dicendo vedete funziona, e noi come Terracqua, lei chiedeva appunto la nostra posizione, noi speriamo che funzioni. Quando il contribuente italiano spende 6 miliardi rotti di euro, noi non facciamo il tifo in stile nomose perché non funzioni. Speriamo che funzioni, ma la Zincone ha avuto grande merito di segnalare che allo stato attuale risultano ancora dei problemi irrisolti. E questo è il compito del magistrato Le Acque, anche se ha cambiato nome. Questo dovrebbe fare una magistratura, difendere la laguna. Perché se il Mose non funzionasse, creiamo l'effetto Vaillant, ma stiamo scherzando. Quindi noi speriamo che chi prenderà il posto di Cinzia Zincone dia prova di altrettanta autonomia nel segnalare anche le cose che non vanno. Allora, grazie Gasparinetti. Adesso andiamo in pubblicità, pochissimi istanti, centinaia di sms e di whatsapp, grazie molte, continuate a scriverci. Bene. Purtroppo temporali, tuoni, fulmini, piogge molto intense in queste ore, vediamo se riusciamo a darvi un aggiornamento. Pubblicità e poi torniamo con l'assessore Boraso e il suo accusatore Jonathan Montanariello. A tra poco. A 23 in punto, allora ci segnalano problemi nella ricezione, molti non, a un certo punto abbiamo perso il segnale, c'è un grosso temporale purtroppo e quindi ci sono state delle fasi in cui non si è vista la diretta e nemmeno in streaming, ci spiace ma non possiamo farci nulla. Allora, Italo Morao in regia questa sera con Nicoletta Rizzetto. Restiamo
a Venezia, Italo. Vediamo un altro servizio, e qui sono i veneziani che si riprendono Piazza San Marco, no? Che torna al centro della vita sociale dei residenti ormai ridotti, non dico al lumicino, ma insomma continua a calare il numero dei residenti e non c'è da sorprendersi. E invece la Venezia.com, Venezia.com con Matteo Secchi e tutti i suoi soci hanno deciso di far tornare alla piazza un centro di incontro attraverso un accordo con il celebre Caffè Florian. Vediamo. Centro nevralgico del turismo di massa, Piazza San Marco è stato probabilmente il primo luogo di Venezia ad essere progressivamente abbandonato nelle frequentazioni dei residenti. Ma ora i veneziani potrebbero riscoprire il piacere di incontrarsi nel cuore della propria città. L'idea è venuta a Gioia Tiozzo e Matteo Secchi, membri di Venezia.com, storica associazione cittadina che da sempre propone iniziative a sostegno della residenzialità. Abbiamo deciso di raggiungere un accordo con lo storico Caffè Florian di Piazza San Marco per una nostra intenzione di riportare i veneziani in Piazza San Marco, perché negli ultimi decenni noi veneziani la piazza la evitiamo come la peste e l'abbiamo esclusa dai nostri posti abitudinari. Dalle 18 alle 20 di ogni martedì e mercoledì fino a tutto il mese di settembre, i veneziani e tutti i possessori di IMOB Venezia Unica potranno godersi uno spritz con l'orchestra che suona a prezzo ridotto. Venezia.com non è nuova a iniziative del genere. Sotto elezioni aveva promosso un incontro con vari candidati ai tavolini del Todaro, perché non si tratta solamente di prendere un aperitivo. Nelle sedie del Caffè Florian della storia, ricordiamo che è aperto dal 1720 e quindi ha appena compiuto 300 anni, e dicevo, sono passate persone importantissime e si è fatta la storia su quei tavolini. Quindi noi crediamo che portando veneziani, personalità veneziane e cervelli veneziani, magari potremmo generare una sorta di brainstorming bevendo uno spritz, che magari vengano fuori nuove collaborazioni, nuove idee, nuovi progetti per la nostra città. Servizio di Filippo Fois, avete visto Matteo Secchi. Allora, Assessore Boraso, vorrei sentire anche lei sul Mose, perché non sia mai che dopo aver salvato Venezia, le ultime acque e acque alte, ma purtroppo non quella eccezionale dell'1,87, ma insomma poi il Mose, dopo quel trauma, ha preso a funzionare, grazie anche al provveditore Zincone, come ricordava Gasparinetti, e non vuoi mai che nel prossimo autunno, per via dei lavoratori in cassa integrazione, il consorzio Nuova Venezia che non paga i creditori, le aziende che dicono non andiamo avanti con i lavori, il Mose dovesse restare sott'acqua e Venezia dovesse di nuovo finire in ammollo. Io credo che anche dal punto di vista elettorale, chiunque sia al governo della città, sarebbe una catastrofe spaventosa, no? Cioè Venezia salvata finora fortunatamente dalle barriere dalle dighe mobili, che dovesse andare sotto nuovamente con i danni che abbiamo visto in altre occasioni, no? Bisogna fare di tutto per farlo funzionare ancora, no? Lei cosa pensa che possa fare il Comune in questa direzione? Cosa farà il sindaco Brugnaro? No, il sindaco Vedretta non mollerà neanche un centimetro su questo tema. Ovviamente ha ragione il consigliere Alex Barraro, il consigliere Gasparinetti, perché qui siamo sistematicamente esautorati. Ma il sindaco non mollerà, senz'altro, perché vuole far sentire forte la voce della città. Ma l'esempio del trattamento del provveditore Zincone nell'arrivo dell'ingegner dottor Riva, eccetera, mi pare sia l'ennesimo esempio di come i poteri forti di Roma agiscano. E non certamente nell'interesse della città, direttore. Perché vede, se si ricorda bene, l'8 dicembre, sì, mi permetta la battuta, si sono dimenticati di alzare il Mose. Sì, è vero. Abbiamo visto i danni, c'è una confusione, tocca a me, tocca a chi, tocca a chi, tocca a qua, non è arrivata la telefonata. Ma le altre 18 volte, e abbiamo avuto la prova, d'accordo,
i risultati sono stati eloquenti. Quello che è incredibile però è che chi ha lavorato in questo ultimo anno e mezzo, come tu hai detto, abbia poi ricevuto a fine aprile, fuori dalle acque alte, la letterina "vi pagheremo del 30%. Una cosa vergognosa, direttore. Centinaia e centinaia di lavoratori, tanto di imprese veneziane e venete, a rischio fallimento. Cito solo il caso dell'impresa di vigilanza con 700.000 euro di fatture, già, che non fatture degli anni, chiamiamoli, scandalosi del 2014 o 15, quando ci fu stato il sacco di Venezia, ma parliamo di fatture di questi mesi. Hanno aspettato che finissero le acque alte per poi decidere, quando non avevo più bisogno delle nostre imprese, di dargli il regalo "vi pagheremo il 30% del valore delle fatture". E poi c'è stata una sequenza di presa in giro, presa per i fondelli, certo anche della città, e mi rammarica molto, ragione Gasparinetti, c'è qualcosa di inquietante. Io uso la parola forte, direttore, poteri forti romani che tornano a galla improvvisamente, liquidano in maniera, credo, veramente non meritevole, non ha un trattamento del genere l'ingegner Vincone, ma purtroppo questa è la situazione che viviamo. Basti citare anche la recente nomina dell'autorità portuale, non so con chi si confrontano, a manco rispetto di confrontarsi con Luca Zaia, con il sindaco, proprio siamo considerati, è come l'autonomia, direttore. Io capisco che lei continua in perterrito 1394 giorni, è l'esempio della mancanza sistematica di rispetto del nostro Veneto e della nostra città, con il rischio, come tu hai detto, e mi auguro che, meglio dirlo subito, siccome a novembre, non è che manca molto, a ottobre-novembre, direttore, sì. Non è che mancano secoli, e qui le imprese non vengono pagate da mesi, addirittura chi faceva la guadiania ha sospeso la guadiania ai cantieri, perché non vengono pagate da mesi, d'accordo, e non vorrei che dietro a questa regia di poteri forti non arriverà improvvisamente una delle grandi, mega grandi imprese italiane, sa direttore, di quelle che arrivano improvvisamente, no? Che sbarattano tutto e vengono sull'onda dell'emergenza, si ricorda il Ponte Morandi, direttore, improvvisamente è arrivata un'azienda che senza appalti, siccome c'era l'emergenza, i morti, e si sono portati via tutto alla faccia di chi fa le gare, di chi ha le banche dai mutui, chi ha le imprese dai fornitori, arrivano queste che non serve più la sovrintendenza, i pareri, non serve più le autorizzazioni, si va avanti così. Questo è un grave rischio, direttore, spero che prevalga il buon senso, l'appello di un deputato molto competente, un onorevole molto competente, che siano lì a vigilare assieme al sindaco e a tutta la politica veneziana, perché qualche altro misfatto del genere venga sulla pelle della nostra città unita al mondo e quel novembre del 2019 ha dimostrato quanto è stato fragile e quanto siamo esposti alle acque alte. E su questo, ecco, noi saremo lì attenti, vigili, come tu hai detto, e ti prego di lancio un altro tema. Uno degli errori gravissimi di Renzi fu quello di togliere il magistrato alle acque per introdurre il provveditorato alle opere. Ecco, spero, anzi, facciamo tutti assieme che venga riassegnata il magistrato alle acque alla città di Venezia, che era una delle una istituzione millenaria della nostra città. Non è che per colpa di qualcuno un governo Renzi ha deciso poi di togliere la denominazione magistrato alle acque. Era un'istituzione millenaria, direttore. Io vorrei che tutti assieme ci fosse una battaglia perché il governo Draghi riportasse magistrato alle acque, per rispetto della Serenissima, per rispetto di una storia di un territorio che se lo merita. E quanto la parola Alex Bazzaro, che è lì che mi auguro che tutti assieme. Ecco, poi chiudo dicendo, direttore, ho preso nota attenta delle parole di Alberto Cancian, proprio ho preso nota per iscritto, perché sì, non siamo né sordi né ciechi, eccetera, e quindi ho preso nota su quei temi che lui ha sollevato e me ne farò portavoce senz'altro, perché ne ho presi nota, ma manca di scandiva, le ho proprio presi per iscritto, quindi vorrei rassicurare Cancian che, insomma, credo che mi auguro che prevalga il buon senso e ovviamente quei temi che lui ha sottolineato cercherò
di farli propri e di trasmetterli all'azienda e al sindaco. Bene, bene, allora Caggiano avrà risposte, non in questa sede purtroppo, perché abbiamo anche poco tempo, ma ha preso un impegno l'assessore Boraso e sicuramente lo rispetterà. Allora Jonathan Montanariello, rispetto diciamo a quanto si diceva sul Mose, l'assessore Boraso parlava proprio di un centralismo, di poteri occulti, della determinazione di Roma a non mollare la presa, insomma, no? A non concedere nulla. Ma, non entro in merito dei poteri occulti, ahimè non ho questo potere di conoscere i poteri altrui, purtroppo. Credo che il MOSE, comunque su tante cose sono d'accordo anch'io, bisogna rivalutare l'idea di un magistrato alle acque più vicino alla città di Venezia. Il MOSE è una di quelle opere che ricordiamo va fatta anche nell'interesse dei cittadini che vivono a Venezia, non solo nell'interesse di chi la viene a visitare, anzi a maggior ragione interesse io viva. Sono contento di questa serata perché finalmente scopriamo che probabilmente le uscite giornalistiche dove venivano dati ai lavoratori dei sabotatori piuttosto che degli assenteisti non sono frutto delle parole dell'assessore dei trasporti, e sono contento di questo. E mi fa piacere che almeno il direttore questa serata sia servita perlomeno ad avere delle parole di stima dell'assessore Boraso nei confronti dei dipendenti CTV, AVM e dell'intero sistema di mobilità veneziana, che credo sia giusto e doveroso abbiano, perché stanno vivendo anche loro un periodo di difficoltà. Quando l'assessore Boraso parlava del MOSE ha detto due frasi che mi hanno molto colpito più che sotto l'aspetto politico nella sensibilità, ed era quando diceva che non si presenti qualche mega impresa romana alla fine per sistemare le partite del MOSE, e quando diceva la faccia di chi fa le gare. Io sono d'accordo e mi auguro che anche sulla partita AVM alla fine non si presenti qualche mega impresa locale a risolvere i problemi del trasporto, facili da risolvere dopo il malcontento che c'è in città, se arriva magari il messia da fuori. E quindi, come lui auspica che non ci sia la mega impresa romana che arrivi sul MOSE, io mi auspico che non ci sia il mega consorzio di turno, magari anche veneziano, che arrivi, perché se si tutela la ricchezza e l'impresa e i lavoratori e i redditi dei cittadini veneti, lo si fa a tutti i livelli e sempre. E sono d'accordo anch'io, alla faccia di chi fa le gare, perché guardi, io non sono uno statalista contro le esternalizzazioni, io sono per le esternalizzazioni. L'importante è che le esternalizzazioni, come diceva Boraso, passino dalle gare, perché è troppo facile quando uno arriva e prende dei lavori o dei servizi senza fare le gare. Esatto. Non me ne voglia, ma io sono indigesto a questo. Per me possiamo dar via tutto domani, però bisogna fare le gare, perché lo prevede la legge, lo prevede la trasparenza, lo prevede la competitività e magari anche delle gare mettendo degli standard qualitativi all'interno. Chiudo dicendole, guardi che la vicenda, quando ho usato un termine anche simpatico, io non sono l'accusatore di nessuno, sono un umile consigliere regionale che tenta di rappresentare parte del popolo veneto che ci ha delegato alla rappresentanza, però guardi che la vicenda ACTV AVM non è una vicenda dove quando c'è malcontento è la sinistra. Ricordo che non tanti giorni fa anche il consigliere regionale della Lega Marco Dolfin ha invitato il comune di Venezia a fare la sua parte. Ricordo che in aula la presenza dell'assessore De Berti, vice governatore del Veneto, è stata votata una mozione dove diceva sedetevi tutti a un tavolo, ritirate quella disdetta e trovate un accordo, perché comunque al netto delle polemiche io ho un massimo rispetto dell'assessore Boraso come persona, credo come tutti noi sia una bravissima persona, però saprà meglio di me, assessore Renato, mi permetto di darti del tu, che non è facile sedersi a tavola quando qualcuno ha una lettera che è una scelta unilaterale, ha già deciso e decretato il tuo futuro. Cioè, sedersi a tavola con una pistola fumante a quello di fronte che è disarmato, un po' di paura la fa. Come ricordo che quando ci sono stati uno degli scioperi e le delegazioni sindacali hanno chiesto udienza,
la Regione Veneto e do atto ai colleghi della Lega e al Presidente Ciambetti, che quel giorno non era in ufficio ed è partito da casa organizzando una delegazione dove c'eravamo io per la Lega Nord Dolfin, Speranzon per Fratelli d'Italia, dove abbiamo accolto i sindacati, c'era anche Canciano, siamo stati una delle poche regioni d'Italia ad aprire le porte al sindacato dicendo che in qualche modo, lo diceva anche Ciambetti, c'è stato un comunicato, la situazione va affrontata in maniera diversa, che non sia uno scontro. Allora a me rasserena molto che questa sera le parole concilianti dell'assessore Borasso siano state quelle di stima nei lavoratori a CTV. Io gli dico che avrà tutto il nostro appoggio totale qualora si dovesse decidere di intraprendere una strada condivisa che vada nell'ottica di risolvere i problemi, non creare malcontento per magari dopo avere la mega impresa che arriva e risolve tutti i problemi con la bacchetta magica. I problemi dirigenti AVM, se hanno un mandato politico, vi posso garantire che li sanno risolvere meglio da chi viene dall'esterno, perché comunque al netto delle critiche ci sono delle belle teste pensanti nel sistema trasportistico veneziano, dal pontoniere al massimo dirigente. Però chiudo davvero dicendo, quando l'assessore Borasso diceva della motorizzata era degli 8 milioni di euro circa che costa, ha ragione, ma la mia domanda era, assessore, hai ragione, quella motozattera non viene più, non è mai stata retribuita dai fondi e veniva pagata con i turisti, hai ragione, te l'ho detto anch'io, ma la mia domanda è, ma ora quella motozattera, se decidiamo di farla andare ancora, la paghiamo come comune, mettiamo i soldi, oppure vogliamo fare la pagare i lavoratori a CTV? Perché è troppo facile dire, siccome non arrivano più i turisti, quel servizio che prima non era pagato dai fondi nazionali e non si mantiene più, ok, non si mantiene più col turismo, ma siccome state decidendo che continua ancora ad andare bene e giusto, le soluzioni sono due. Finché non andiamo in giro per il mondo tutti insieme a trovare i soldi, e io sarò al suo fianco, al fianco di tutti quelli che andranno in giro a trovare i soldi, chiedendoli a chiunque, per primis al mio partito, ci sono due strade. O quei soldi li paga il comune, oppure si dice che quella motozattera continua ad andare, dopo chiediamo di regolare i conti con la disdetta dei contratti di secondo livello, facendo mettere soldi ai lavoratori. È vero che anche le altre realtà, lei citava la MOM e la TVO, hanno avuto problemi nel trasporto, però mi permetta di dire, dalle informazioni in mio possesso, nella MOM e nella TVO hanno disdettato i contratti di secondo livello. Quindi una discrepanza oggettiva al netto delle posizioni politiche c'è, perché è vero che le altre aziende hanno avuto trasporti, ma è vero che solo noi abbiamo disdettato gli accordi, abbiamo tentato di disdettare gli accordi di secondo livello. Quindi il mio invito è, fermiamo le macchine, troviamo una soluzione pacifica, perché il muro contro muro non fa male alla politica, perché tanto Borasso, io e lei difficilmente prendiamo il vaporetto, abbiamo altri mezzi per andare a svolgere il nostro compito, però i cittadini veneziani hanno bisogno che venga ripristinato quell'equilibrio che c'era prima tra classe politica, azienda, sindacati e tutto quanto quello che è quell'indotto che garantiva un equilibrio, che qualcuno si dovrà assumere la responsabilità di aver tentato di romperlo nella maniera più brutta e più becera, ovvero mettendo tutti gli attori l'uno contro l'altro, alla fine attaccando i dipendenti che sono quelli che non hanno voce sul giornale per difendersi. E fa bene Bazzaro quando dice pubblichiamo i redditi dei dirigenti, visto che qualcuno pubblica i redditi dei dipendenti. Allora sì, caro Alex, che ci faremo quattro risate quando vedremo che ci sarà qualche zero di differenza da una parte all'altra e dopo andiamo a chiedere sacrifici. Quindi il mio è un invito a rimettere insieme tutti i pezzi e lavorare per il popolo veneto. È inutile che il presidente Zaia vende in maniera eccellente il brand del Veneto, che si chiama Land of Venice. Il brand del Veneto è Land of Venice, terra di Venezia. E dopo, quando scelgono la nostra meta, li facciamo aspettare con i carabinieri 4 ore in pontile. Dobbiamo chiudere. Allora vediamo intanto Meteo Veneto, dopo il grande caldo, temporale blackout, allerta fino alle 3 del mattino, vedete alberi sradicati, soprattutto colpite le province di Treviso, di Venezia, anche il Padovano e il Vicentino. Forti raffiche e nubifragi hanno provocato allagamenti, blackout e gravi disagi. Alle 22 erano richiesti oltre 200 interventi dei vigili del fuoco. Chiudiamo con un servizio sulla mostra del cinema di buon auspicio, come erano di buon auspicio le parole dei nostri ospiti, insomma trovare, fare sintesi e trovare
il modo di collaborare proprio per il bene comune, insomma, no? Non tanto per i nostri, per gli interessi di parte. Allora, vediamo la chiusura della mostra del cinema, ci sarà vediamo quale sarà il film di chiusura, vediamo. Il bambino nascosto di Roberto Andò è il film di chiusura della 78esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che verrà proiettato fuori concorso sabato 11 settembre a Lido dopo la cerimonia di premiazione con l'assegnazione del Leone d'Oro e degli altri riconoscimenti. Il film italiano ha nel cast tra gli altri Silvio Orlando, Giuseppe Pirozzi e Francesco Di Leva. Si svolge in un vecchio palazzo napoletano, sede di segreti e misteri trasmessi da una generazione all'altra, dove abita da molti anni Gabriele Santoro, impersonato da Silvio Orlando, solitario maestro di pianoforte al Conservatorio di Napoli. Ma un giorno il figlio adolescente dei vicini, Ciro, fugge da casa e si rifugia nell'appartamento del professore di musica. Intimorito per le sorti del bambino, Gabriele decide di proteggere Ciro da un mondo di criminalità violenta. Inoltre, per uno dei film più attesi dell'anno, Dune, al festival tornerà, dopo anni, anche lo spettacolo di mezzanotte, con una proiezione aggiuntiva per cercare di accontentare l'altissimo numero di richieste. Continuando con le novità, il direttore Alberto Barbera ha poi annunciato un altro titolo, un documentario, che andrà ad aggiungersi al programma. Si tratta di Inferno Rosso, Gioia D'Amato, sulla via dell'eccesso. C'è poi l'omaggio della Biennale di Venezia, insieme alle giornate degli autori e alla Settimana Internazionale della Critica, lunedì 6 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, alle ore 14 a Citto Maselli. Se avessi Lorenzo Maier, un altro brutto film è quello di Kabul, questa sì che è una situazione vera e drammatica, ne parleremo anche nei prossimi giorni, stasera facciamo vedere solo le immagini spaventose degli afghani che vogliono scappare, che si aggrappano agli aerei militari per trovare una via di fuga. E vedete, proprio aggrappati agli aerei, ci sono state altre immagini in cui si vedono proprio i falling men, cioè gli uomini che, aggrappatisi al carrello di questi aerei, poi precipitano nel vuoto. Una situazione spaventosa, drammatica, di cui ovviamente parleremo nei prossimi giorni, e vorrei sentire su questo in chiusura l'onorevole D'Arei. Insomma, l'Europa, anche rispetto all'arrivo di molti profughi, appare divisa. La Germania e l'Austria hanno già detto che non hanno nessuna intenzione di provvedere ad accoglierli. La situazione dell'Afghanistan, adesso siamo all'epilogo di una politica, bisogna anche dirlo, una politica americana completamente sbagliata, che parte dal dare una mano ai talebani quando c'erano i russi, poi sostituiti i russi arrivano gli americani, tra l'altro su un paese poverissimo che adesso, perché a un certo punto tutti se ne vanno, non ci sono risorse, non c'è il petrolio, non ci sono quelle economie che possono pagare poi una guerra, o comunque perché ci sia un contingente di guerra in quel paese, e quindi ritornerà l'Afghanistan peggio di prima, la produzione dell'oppio, la produzione di quelle cose, perché con quello vivono. Purtroppo qua sono le colpe della politica internazionale a tutti i livelli, che non è solo chiaramente americana, ma è, da una parte c'erano i russi, dall'altra ci sono i cinesi, è un'Europa che non è ancora uno Stato, come sempre e continuo a dire, che si deve costituire. E questa è una politica, poi ognuno va e tratta per conto proprio, la Francia parla per sé, l'Italia parla per sé, la Germania parla per sé. Quindi non siamo, sì, siamo un'unione monetaria, un interesse economico, un grande punto del commercio mondiale, ma nulla più, non siamo una potenza. E adesso vediamo queste cose, che veramente è scandaloso, perché i collaboratori, i collaborazionisti che loro chiamano, che vivevano a fianco delle ambasciate straniere, adesso saranno gli ostaggi di questi matti, perché a un certo punto il livello di civiltà non è quello che intendiamo noi,
Adesso vedremo cosa si potrà fare, ma sicuramente è un altro problema. Dopo la pandemia anche l'Afghanistan diventerà un problema da prendere per mano. Mi pare che i parlamentari siano già stati convocati per quella prossima settimana. Quindi... Ecco, gli Stati Uniti, 20 anni in Afghanistan, ovviamente hanno contribuito a sconfiggere anche il terrorismo, i legami profondi tra i talebani e Al-Qaeda, Bin Laden, eccetera. Però, Bazzaro, questa ritirata... veramente inglorioso, dopo 20 anni ritirarsi improvvisamente, che senso ha? Fatto un'analisi secondo me giusta il Presidente degli Stati Uniti, l'unica che ha fatto, che ha detto loro stessi non hanno difeso il loro paese dai talebani. Perché? Perché non hanno la forza. Chi è che sostiene i talebani in questo momento? Sono quelle nazioni arabe ricche del petrolio che finanziano questo ritorno, e questo ritorno veramente della non civiltà in questo paese. E nasce l'Emirato Islamico. Sì, brevissimo, perché ha detto giustamente già tutto il collega Torri da Re. Noi abbiamo chiesto una cosa semplice: primo, che il ministro Di Maio venga in Parlamento, anche se il Parlamento è stato chiuso settimana scorsa. Io credo che l'urgenza lo necessiti, quindi alla Camera e al Senato almeno un'informativa alle commissioni politiche dell'Unione Europea, di cui faccio parte, esteri e difesa. Ma soprattutto una richiesta abbiamo fatto ancora settimana scorsa, e siamo stati evidentemente precursori tristi di un evento di chi ha citato giustamente il collega Dare, e cioè la sicurezza per tutti i collaboratori afghani che hanno assistito e lavorato col nostro contingente militare di pace in questi anni. Cioè, ci sono decine, centinaia di uomini e di donne che hanno lavorato con noi, per noi, e che oggi rischiano di subire ritorsione. Queste persone vanno aiutate e portate via, perché se quelle sono le scene in cui le persone preferiscono attaccarsi a un aereo che decolla e morire, è evidente che sanno già che quando il regime, che l'unico paese, mi collego, la Cina ha già dichiarato che riconoscerà il governo talibano, perché evidentemente la geopolitica si sposta da una potenza straniera che gli Stati Uniti alla Via della Seta, governata dai cinesi in quell'area. Io credo che come dignità politica l'Italia debba sì lavorare in Europa contro le dittature, contro l'integralismo, però nel nostro piccolo, nel nostro concreto, ci sono migliaia di donne e uomini che ci hanno dato una mano in Afghanistan, vanno portati in sicurezza loro e le loro famiglie, e non lasciarli in mano di tagliagole o di chi vorrebbe riportare la donna a una condizione medievale. Questo è il nostro impegno parlamentare. Al di là di tutto è il dramma del popolo afghano, che è perennemente in guerra. Voglio ricordare che quando c'è stata l'invasione russa in Afghanistan, dove i russi hanno lasciato 19.000 morti, ma il popolo afghano ha avuto 1 milione di morti solo in quel frangente, senza contare il resto. Sparinetti. Sì, una parola, perché è stato citato il ministro De Maio, grazie all'onorevole Bazzaro. Credo sarà utile anche ricordare al ministro che abbiamo un veneziano detenuto in Sudan, si chiama Marco Zennaro, in assenza di processo, in assenza di garanzie, non gli è consentito di rientrare in patria, quindi di fatto è agli arresti domiciliari con divieto di espatrio, e credo che quella mozione del Consiglio Comunale che insieme abbiamo voluto e votato all'unanimità possa essere riportata all'attenzione del ministro De Maio, perché a 4 mesi di distanza ancora c'è una famiglia che lo attende, una moglie e 3 bambini a casa, ed è una storia triste. Su un lato più positivo invece, si è parlato di mostra del cinema, vorrei ricordare che alla mostra del cinema ci sarà anche Alessandro Bressanello nell'ultimo film di Sorrentino. Alessandro è il coautore della canzone con cui è stata aperta la puntata di stasera di Focus, quella canzone ironica in cui si parla di ACTV, e con lo slogan Salviamo ACTV, che credo tutti ci accomuna stasera, perché alla fine, nonostante le legittime divergenze e diversità di opinioni, mi sembra che siamo tutti d'accordo per difendere un servizio pubblico di qualità, e se qualcosa deve essere affidato, subappaltato ai privati, si faccia con bando di gara, cosa che non è avvenuta negli ultimi tempi, ma avremo tempo di parlarne se il dottor Sacco, presidente della Laguna, certo, avrà occasione di ritornare su questi schermi. Sarebbe molto interessante avere un confronto anche con lui su questo tema. Lo inviteremo senz'altro. Grazie veramente a tutti, perché è stata una puntata molto importante, secondo me molto così pertinente rispetto ai grossi problemi di Venezia.
Quindi ringrazio Marco Gasparinetti per essere stato con noi per Da Terra e Acqua. Grazie Gasparinetti. Grazie. L'onorevole Gian Antonio D'Are, grazie. Grazie ancora, buonanotte a tutti. Grazie Alex Pazzaro, grazie parlamentare della Lega. Grazie e grazie ai nostri vigili del fuoco impegnatissimi in queste ore difficili per il Veneto. Ben detto. Assessore Boraso, grazie molte, abbiamo risolto i problemi dell'audio, il collegamento l'abbiamo sentita, ascoltata molto bene. Jonathan Montanariello del Partito Democratico, grazie. Buonasera, consigliere. Direttore. Grazie. Buonasera Alberto Cancian del sindacato USB, grazie. Grazie molte, grazie, Cancian. Grazie direttore. A presto e poi grazie anche a Zingarlini, autista della CTV di Autobus, che si è collegato in diretta proprio durante una pausa del servizio, e consigliere comunale anche per Fratelli d'Italia. Grazie a tutti, grazie a Italo Morano e regia Nicoletta Rizzetto, e domani vi aggiorneremo su quello che è successo stanotte, perché insomma un'altra pesante ondata di maltempo. A domani, grazie, buonanotte.